Ciao a tutti, io sono Corna, io sono faccio parte dell'associazione Idee Sottosopra. Adesso diamo avvio appunto ai lavori della scuola politica e intersezioni e abbiamo proprio pensato di iniziare con il concetto di teologia politica che si interseca anche con la questione dell'egemonia. Proprio perché questa scuola viene, come sapete dal programma, viene divisa in due filoni. Il filone dove diciamo, noi siamo più soliti, più soliti fare, ovvero delle conferenze su il tema della crisi, cioè non i veri di due, infatti il primo tema è la crisi. E invece la seconda parte è proprio sui mezzi di comunicazione, su come, su come creare un discorso egemonico con questi nuovi mezzi di comunicazione, analizzandoli e usandoli sia in maniera critica, però appunto cercando di usarli e in qualche modo portare le nostre idee appunto a più persone possibili che non siano solamente i soliti appunto circoli ristretti. Adesso presenterò appunto la prima presentazione, scusate, era il primo passo, scusate, perdonate, appunto stiamo presentando il libro di Giovinello Pietrossi, Teologia Politica e Diritto. Giovinello Pietrossi è presidente dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, professore di filosofia del diritto e storia delle politiche all'Università di Salerno. Inoltre è direttore della Fionda e appunto si occupa da tempo di Schmitt e Hobbes e quanti altri. Sì, qualcosa di sbagliato. You go read it. That's okay. It's not an amateur. Grazie, è una cosa che faccio. Volevo parlare per prima Rita Pulco, che insegna all'Università di Messina filosofia teoretica ed ermeneutica filosofica e filosofia del Novecento. Lei si è occupata principalmente di Simone Weil, di Levinas, di San Gio Quinzio, di Scalambro e Roberto Esposito. E poi appunto parlerà Michele Filippini dell'Università di Bologna, dove insegna storia delle dottrine politiche e che si è specializzato in Hobbes, Machiavelli, Gramsci, e infatti il suo intervento sarà principalmente su il rapporto gramsciano al testo di Pietrossi, e ancora si è lavorato sull'operaismo e su Lacan o Lacan. Poi parlerà Sandro Simiona, che viene dall'Università di Padova, è professore di filosofia politica e un esperto di football. E oltre alla somiglianza, Teaching. And all the people have this to tell us in Israel. You're talking about another bush in here, it's one of those. E insomma, è anche esperto del filosofo Hans Hilfen, e appunto lui principalmente parlerà dell'apporto delle teorie di Foucault nel testo presentato.
E poi finalmente faremo parlare Nello Preterossi, che risponderà appunto alle domande e anche magari alle domande degli ospiti, anche alle vostre domande e a questioni appunto chiarimenti. Io sul libro dirò solo che si apre con una domanda che è la seguente: possiamo fare a meno della teologia politica? Lo spoiler è: lo possiamo fare a meno. E per questo ci introducerà il tema. Il tema della teologia politica cos'è la sua storia, Rita Fulco. Allora, intanto grazie Nicole per questa presentazione, anche perché appunto ci ha detto che ha lavorato tanto nei giorni precedenti e quindi insomma questa sua accoglienza è ancora più gradita. E ovviamente non spiegherò cos'è tutta la teologia politica perché sarebbe ovviamente impossibile, però appunto intanto ringrazio per questa opportunità di dialogo con voi, ringrazio gli organizzatori e gli organizzatrici della scuola e anche appunto i colleghi che sono con me per discutere di questo libro. Di questo libro, di cui vorrei innanzitutto dire questo, che la lettura appunto di un volume come questo, che è ampio e chiaro e è rigoroso nell'argomentazione, oltre che arricchirci proprio per la vastità degli argomenti affrontati, non può lasciare indifferenti. Non può lasciare indifferenti perché non si tratta di una mera genealogia, ma è appunto un'ermeneutica ben precisa che esprime una posizione netta, anzi probabilmente più posizioni, non soltanto su questioni che riguardano la filosofia politica, ma direttamente la politica. Penso appunto innanzitutto alla tesi fondamentale del libro che ha anticipato Nicole, cioè che la teologia politica sia insuperabile e anzi sia tutt'uno con una politica capace di presa, no? Realmente trasformativa. Una tesi questa che è legata a quella che, diciamo, opposta, rovesciata, che altri paradigmi che credono di poter uscire dalla teologia politica, di essersi separati dalla teologia politica, in realtà non fanno che incarnarla in maniera irriflessa, forse potremmo dire anche inconscia, e a questo proposito, diciamo, si comprende anche la radicale critica che Nello Preterossi, e questo sarà penso uno dei motivi di dialogo e di diciamo vivace problematizzazione, la radicale critica del globalismo e di quella che Nello Preterossi chiama, sono sue parole, l'ideologia dei diritti umani. Però appunto su queste questioni credo che ci sarà molto da discutere anche con gli altri. Appunto adesso provo in modo abbastanza sintetico a fare ciò che mi è stato anche esplicitamente chiesto, cioè provare a delineare quali sono le questioni di fondo di questo volume. E io credo che la questione, o meglio, parlerei di desiderio. Il desiderio da cui l'intero volume prende avvio è espresso in modo chiaro in più luoghi da Nello Preterossi e si tratta del desiderio di visioni politiche ambiziose, lo dice più volte Nello. Preterossi anzi usa spesso un'espressione suggestiva, probabilmente è anche una diciamo traslazione dal tedesco, però è un'espressione che mi è rimasta molto impressa, e cioè politica ad alta intensità. Visioni ad alta intensità politica, dice Nello Preterossi, che non hanno paura di confrontarsi con le cose ultime e che quindi al contempo non temono di dire cosa? Di dire la crisi dell'immanenza, dell'insufficienza quindi del piano, di quello che potremmo dire del piano mondano, di questo mondo, per dirlo un po', no? Enfaticamente, a rispondere a cosa? A rispondere a quel bisogno di eccedenza, anche questa è un'espressione che spesso torna nel volume, che risorge, che rinasce, e rinasce anche in delle società neutralizzate politicamente come quelle della comunicazione totale, no?
dall'onniscienza condivisa del web, potremmo dire. E in questo senso l'intero volume mi sembra appunto una genealogia di queste forme di politica ad alta intensità, e non a caso Hobbes ed Hegel sono i compagni, diciamo, che Preterossi sceglie anche per cominciare questo percorso, e autori imprescindibili, e anche per comprendere le trasformazioni che hanno condotto alla progressiva spoliticizzazione, appunto, che ha avuto come esito la teologia economica, che è uno degli obiettivi polemici, critici del testo, che si propone appunto come alternativa alla teologia politica. In che senso parlo di questo desiderio? Che cosa possiamo fare per comprendere meglio questo desiderio che attraversa tutto il libro? Per essere meglio compreso, probabilmente lo possiamo suddividere in due elementi necessari alla sua realizzazione, ma anche solo alla sua formulazione. Quali sono questi due elementi? Il primo elemento è quello di, appunto, voler immaginare queste visioni ad alta, per poter immaginare queste visioni ad alta intensità politica, e ovviamente pensare delle soggettività che siano ad alta intensità. Anche per le soggettività Preterossi usa questo aggettivo. Non usa l'aggettivo forti, e questo a mio avviso è importante, perché la forza rimanda un po', la soggettività forte rimanda alla cristallizzazione, no? Mentre l'alta intensità può rimandare alla capacità di trasformarsi, di fluidificarsi, pur rimanendo una soggettività appunto capace di dire e di trasformare. Perché queste soggettività devono essere trasformative. Soggettività a un certo punto dice che siano oltre la teologia politica, ma in che senso? Attenzione, se la teologia politica è insuperabile. Non nel senso del superamento appunto che lascia alle spalle, ma dell'oltrepassamento, come si oltrepassa un fiume bagnandosi in qualche modo. Quindi delle soggettività che prendano in carico quello che la teologia politica ci ha detto, quello che la teologia politica ha fatto. Quindi, in un certo senso, incarnando l'inoltrepassabilità, che è la tesi del libro. Il secondo elemento, quindi il primo elemento, costruzione di soggettività, il secondo elemento è la capacità di pensare, di costruire, di creare questo senso di eccedenza, come accade appunto nella politica ad alta intensità. Un senso di eccedenza che, questo Preterossi lo dice più volte, è impossibile pensare all'interno dell'orizzonte della burocratizzazione tecnico-scientifica, che si situa sul piano della mera immanenza. E tutta questa parte veramente molto interessante, peraltro io ovviamente ho trovato delle assonanze con la critica hegeliana al marxismo e alla particolare, no? Come dire, aridità dell'immanenza pensata a questo livello, perché, dice Preterossi, immaginare la risoluzione di tutti i problemi attraverso i meccanismi, no? Tecnoscientifici del tutto spoliticizzati, ma anche i meccanismi del mercato, del neoliberismo, ovviamente è una grande illusione, la grande utopia, il ridurre i conflitti al grado zero, no? E in questo senso, però, ovviamente l'utopia del libero mercato che si auto-organizza, che dirime i conflitti, è potentissima. E non a caso, appunto, c'è un dialogo molto profondo, soprattutto ovviamente con tutta la visione di Foucault e anche soprattutto nell'ultimo paragrafo di Agamben. Ora, soggettività politica, appunto, senso di eccedenza, come realizzarli? Tutta la genealogia, anche in questo senso, è un confronto con il come realizzarli. Innanzitutto, in quali forme organizzative, e Preterossi, diciamo, dice, sicuramente non quelle novecentesche, è una frase abbastanza lapidaria che, se si prende, che è presa alla lettera, potrebbe significare cosa? Diciamo, l'azzeramento di partiti, sindacati, movimenti, ma non è questo, ovviamente, leggendo il volume, che Nello vuole dire, perché appunto
il novecentesco punto critico, diciamo, da cui ci si vuole allontanare è per eccellenza il neoliberismo imperante, che però ha impregnato i partiti, ha impregnato i sindacati e i movimenti. E quindi è questo l'obiettivo polemico. Poi ci dirà lui se in realtà è esattamente questa la chiave di lettura. In secondo luogo, sempre rifacendosi al come fare, al metodo, all'in che modo, un'attenzione particolare in questo volume è dedicata alle parole d'ordine, le chiama Nello Preterossi. Perché le parole d'ordine? Si comprende bene questo in particolare con l'attenzione riservata ovviamente da Preterossi alla funzione simbolica del linguaggio e in particolare soprattutto a quello dei diritti, che a suo avviso è stata strumentalizzata, una strumentalizzazione tutta in chiave neoliberale, attraverso, quindi per cercare nuove parole d'ordine, quello che occorre è una ripoliticizzazione. Una ripoliticizzazione, lo cito, pagina 279, in chiave di costituzionalismo polemico, immunizzandola dalla giuridificazione di un'etica soggettivistica puramente emotiva. È una definizione molto forte, sulla quale non lo seguo fino in fondo, perché appunto qui c'è tutta la polemica con i diritti umani, appunto, con il cosmopolitismo no border in parte, no, che ogni tanto viene fuori, e con appunto l'etica dei diritti umani. La terza questione, come realizzarli, e cioè in quale orizzonte di pensiero complessivo. Quindi mi sembra che lo sguardo genealogico del volume sia uno sguardo per dirsi, per cercare di comprendere cosa è stato fatto, cosa si possa fare nel presente, il come di questi tre aspetti fondamentali. Tre aspetti fondamentali, abbiamo detto, forme organizzative, parole d'ordine, orizzonte di pensiero. Ovviamente tutto questo viene da una precisa diagnosi che Nello Preterossi fa del nostro presente. Però prima di concludere con la diagnosi per poi lasciare la parola agli altri amici, c'è la classica domanda, no? Mi è stato chiesto anche un po' di rispondere a questa: in che senso teologia politica? Perché si parla così tanto di nuovo di teologia politica? Il lemma teologia politica e il lemma stato di eccezione ci accompagnano e non è detto che tutti siano specialisti da questo punto di vista, e quindi due parole solo per metterci tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda. Ovviamente quello della teologia politica è la questione cruciale, no? Che ha alimentato il dibattito tra chi si occupa di queste questioni di filosofia politica. E la tesi su cui si basa il libro, l'abbiamo detto, è la teologia politica è insuperabile, una tesi condivisa da alcuni altri filosofi politici che si situano sulla stessa lunghezza d'onda, penso a Carlo Galli, no? In tutti i suoi testi questa affermazione è molto forte, la teologia politica è insuperabile. Ci sono altre posizioni però, per esempio quelle di chi ritengono che la teologia politica sia fondamentale ma che per pensare il politico, ma che in qualche modo si sia anche indebolita, e questo è sottolineato per esempio da Massimo Cacciari nel suo testo importante Il potere che frena del 2013. Altri filosofi come Roberto Esposito pensano all'importanza della teologia politica, del superamento della teologia politica e della rilettura in un'altra chiave. Roberto Esposito per esempio parla del paradigma ontologico politico, mettendo il processo e l'accento su cosa? Sul processo istituente, quindi in qualche modo cercando di lavorare su dei concetti che forse sono più simili a quello di egemonia, no? Gramsciano, che peraltro è fondamentale all'interno del testo di Preterossi, ma su questo non mi soffermo perché immagino che ne parlerà molto Michele.
Certamente l'affermazione di Prete Rossi, la teologia politica è insuperabile, è problematica, ovviamente è stata criticata e è stata, come dire, in qualche modo messa sul banco degli imputati anche da frange da una parte della sinistra radicale e da una lettura, diciamo, da sinistra può risuonare quasi come un eco, diciamo, di conservazione, di controrivoluzione, e non a caso la strada del superamento, del tentativo perlomeno di superamento, questa è la critica che fa Nello, è stata seguita da strategie per esempio antistituzionali, ma anche dal mercato neoliberista. In nome di cosa? Di una libertà incondizionata, di una libertà senza fondamento. E questo dà origine ovviamente a questa inedita convergenza, problematica convergenza tra appunto frange della sinistra radicale e il neoliberismo più sfrenato. Il capitolo, diciamo, su Foucault e Agamben su questo ci dà tantissimi spunti di riflessione. La strada del superamento non è quella di Prete Rossi, che invece appunto sottolinea l'importanza della teologia politica, che ovviamente, attenzione, non è soltanto quell'istanza teologica che diviene in modo diretto fondamento della soggettività, della sovranità. Non stiamo parlando di questo, come per esempio era nella visione tomista, no? Quindi, che dava alla sovranità una funzione ordinatrice. Per semplificare, il sovrano è tale perché è rappresentante di Dio in terra, della sua volontà, e quindi la sovranità è fondata direttamente sull'istanza teologica. La corona, no, è il simbolo di questo fondamento verticale del potere, ed è per questo, no, morto il re, viva il re, perché appunto non può esserci una vacatio della sovranità in una visione di questo genere, perché appunto l'istanza teologica che sottostà al potere sovrano è istanza di ordinamento, l'ordinamento non deve mai venir meno. In realtà, se ci pensiamo, una visione del genere la riscontriamo oggi in una società spirituale e temporale come la Chiesa Cattolica, in cui ovviamente non può esserci una vacatio, no, del Papa. Morto il Papa, immediatamente deve essere seguito da un altro rappresentante direttamente di Cristo sulla terra. Ciò con cui noi lavoriamo non è direttamente questo, ma è ovviamente ciò di cui abbiamo avuto la grande lezione, diciamo, che ci ha lasciato soprattutto Carl Schmitt, che è naturalmente il motivo fondante di tutto il libro. La tesi di Carl Schmitt, che viene esemplificata soprattutto nel suo testo Teologia politica, che ci parla appunto della questione della secolarizzazione da un lato e dello stato di eccezione dall'altro. Che cosa dice Schmitt, ed è il motivo per cui ci interessa la teologia politica oggi? Che tutti i concetti più pregnanti che riguardano la dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Cioè, e questo non solo in base allo sviluppo storico, ci dice Schmitt, ma proprio in base alla loro sostanza, potremmo dire. Se il Dio onnipotente era il concetto teologico, nello Stato abbiamo il legislatore. No? Il legislatore onnipotente. A livello della struttura sistematica, se all'interno, diciamo, della teologia abbiamo il miracolo, all'interno dello Stato abbiamo lo stato di eccezione. No? Come il miracolo sospende le leggi della natura, all'interno dello Stato lo stato di eccezione sospende l'ordinamento giuridico vigente. Attenzione, lo sospende, non lo cancella. E non a caso Schmitt ci dice, questa è l'altra affermazione importante, sovrano è chi governa lo stato di eccezione. Ovviamente, se questo è vero, e questa è la questione della sovranità più importante, se questo è vero, ciò significa anche una cosa importante, cioè che la legge non è sovrana, ma sovrano appunto è chi decide lo stato di eccezione. Tutto questo fa entrare a pie pari un'istanza verticale di potere all'interno anche
delle nostre democrazie costituzionali. Ovviamente sullo stato di eccezione probabilmente abbiamo molta più familiarità, purtroppo devo dire, perché appunto dall'11 settembre in poi, il Patriot Act eccetera, ci sono stati una serie di stati di eccezione che hanno appunto sospeso l'ordinamento e quindi le leggi sul terrorismo eccetera, ma pensiamo anche semplicemente a quello che è successo appunto durante la pandemia da Covid-19. Quindi tutti questi motivi ci riportano a questa costante richiamo tra questi elementi teologici e questi, la secolarizzazione, quindi la traduzione sul piano di immanenza di questi elementi teologici. Non mi posso ovviamente, ho dato semplicemente come dire, delle indicazioni assolutamente di base, non posso soffermarmi su altri concetti molto importanti come quello di egemonia o quello di teologia economica, ma credo che se ne parlerà molto. Tutto ciò, dicevo, e con questo concludo, è importante per comprendere la diagnosi che Preterossi fa del contemporaneo. Il contemporaneo che a suo avviso è costituito appunto da una struttura ancora teologico-politica, molto spesso appunto non manifesta, quindi con i fantasmi, ci dice Preterossi, dell'eccezione, i fantasmi della guerra oppure la guerra in atto, e con una sorta di piega interna che è articolata appunto nella teologia economica e nella teologia giuridico-umanitaria, fondata appunto sull'uso moralistico del diritto. Pieghe che illusoriamente hanno avuto un ruolo ordinante. In realtà per Preterossi non lo hanno avuto affatto, questo è dimostrato da cosa è accaduto con la teologia economica e quindi con il mercato che si autogoverna, che invece appunto ha fallito, fra virgolette, e ha portato a una crisi di legittimità. A una crisi di legittimità della politica che è davanti ai nostri occhi. Una sfiducia assoluta nella politica tecnocratica, con il restringimento della vita relazionale, che ha portato appunto a delle reazioni. Una delle reazioni è quella del populismo, nei confronti del quale Nello Preterossi è, devo dire, molto non critico, ma anzi a un certo punto dice: se c'è il populismo vuol dire che ancora si crede nella forza, si crede nella democrazia, appunto, nella forza del demos. E questo comporta quindi, come dire, una forza trasformativa. Un giudizio invece completamente opposto si ha nei confronti appunto della moralizzazione del diritto, un giudizio durissimo su tutta la sfera dei diritti umani e in qualche modo questo nonostante a un certo punto del libro dica in realtà la moralizzazione di tutta la sfera dei diritti umani probabilmente ci dice che c'è un bisogno di eccedenza. Anche sul piano di immanenza c'è un bisogno di eccedenza, ma probabilmente questo è l'unico motivo per cui Nello Preterossi salva, diciamo, questa sfera dei diritti. In ogni caso, penso che da ciò che ho detto si comprende come la teologia politica di cui ci parla Nello Preterossi sia legata a questo bisogno di eccedenza e al bisogno di sacro che comunque a suo avviso viene fuori ancora molto nell'immanenza. E con questo concludo, una delle definizioni più ampie e secondo me anche più chiare dell'orizzonte teologico-politico con cui Nello si misura, lo troviamo al centro, proprio nel capitolo su Gramsci, in cui Nello scrive: metafisica, religione, mistero esprimono un'energia che non può essere liquidata positivisticamente, ma non per oscurantismo, bensì perché è in grado di alimentare il desiderio di alternative. Questa energia spirituale è necessaria per suscitare il fervore di soggettività rigenerate, pronte a rivoluzionare i rapporti sociali. È a pagina 138, proprio nel capitolo su Gramsci. Ecco, io con questo concludo perché è anche la parte che ho trovato più vicina, per esempio, alla diagnosi veiliana sul bisogno di una politica spirituale, diceva Simone Weil nella prima radice, e quindi condivido
la necessità dell'acquisizione, dell'assumersi il bisogno di spiritualità, il bisogno di sacro, anche all'interno di una politica che abbia a che fare con l'immanenza. Ringrazio Nello Preterossi per averci dato l'occasione di discutere di questo e penso che tutte le altre questioni verranno nel dialogo con gli amici e quindi lascio volentieri la parola, nonché il microfono. Grazie. Allora, grazie mille per questo invito e per, come dire, l'opportunità di discutere questo libro che io avevo già letto prima dell'estate quando è uscito, perché insomma, diciamolo subito, è un libro importante, c'è poco da fare, sta dentro quella costellazione, quel dibattito appunto che negli ultimi anni si è sempre più, non direi infervorato, perché è un dibattito diciamo civile dal punto di vista della filosofia politica e delle sue implicazioni politiche appunto, fra quei nomi che prima Rita ci ha detto, insomma ognuno con la sua proposta, che vanno da Esposito a Agamben, con in mezzo un po' tutto il resto. Ecco, la prima cosa per cui è importante questo libro è proprio questa, cioè che è un altro tassello di quella storia che ci dice che è importante tornare a parlare del politico per poter parlare di politica. Fuori dallo, come dire, dallo schematismo di questa definizione, vuol dire che bisogna ricominciare, almeno secondo me, questa è una cosa positiva, a riragionare sulla forma del nostro ragionamento, sulla storicità del nostro ragionamento, perché ragionare sulla politica senza questo presupposto vuol dire assumere un presupposto che qualcun altro ha creato per noi. Questa è la prima cosa importante, secondo me. E appunto la seconda è che bisogna tornare a collegare la filosofia politica classica, direi, quella dei mostri sacri appunto, che siano della linea Hobbes, Schmitt o che siano della linea Spinoza, Foucault, secondo me è relativo. La cosa importante è riuscire a ricollegare appunto il pensiero classico. Io adesso sto lavorando per esempio su Machiavelli, invece che andare avanti torno indietro, non so se è un atteggiamento, come dire, produttivo, lo vedremo se riesco a produrre qualcosa, ma credo che sia importante perché insomma quelle coordinate che sono state in qualche modo all'origine della nostra esperienza politico e sociale sono insuperabili da questo punto di vista, ma sono insuperabili proprio perché sono dinamiche, non è che sono insuperabili perché sono ferme, no? Perché sono una forma che permette all'interno di costruire contenuti diversi. Ora, io è evidente che sono stato chiamato qua in questo tavolo per discutere in particolare della lettura che Nello fa nel capitolo su Gramsci, appunto, una cosa inedita, diciamo, cercare di provare a mettere un pensatore come Antonio Gramsci dentro la teologia politica. Farò questo un po', però permettetemi poi nella seconda parte del mio intervento, invece di fare qualche considerazione più generale sul libro, di fare anche, insomma, punzecchiare un po' Nello su questo, che poi insomma, mi risponderà a dovere. Dicevo, un'operazione un po' azzardata quella di mettere Gramsci dentro un contesto di questo tipo, perché Gramsci è percepito, e lo è, come un marxista storicista, no? Materialista, realista, la terrestrità assoluta del pensiero, no? Rimanda a un'idea di politica immanente, no? E anche la sua critica ad alcuni elementi trascendentali potrebbe far pensare che un autore di questo tipo non può stare o stare, come dire, tirato per la giacca dentro questa ricostruzione. Ecco, io penso che non sia così, penso che in realtà sia assolutamente legittima l'operazione che fa Nello, perché in Gramsci c'è sicuramente il riconoscimento di un elemento trascendentale, direi di più, dell'importanza, dell'imprescindibilità dell'elemento trascendentale. Lo vediamo in tutta una serie di retaggi intellettuali che acquisisce. Il primo e più evidente è quello del mito di Sorel, no? Tra l'altro proprio nel punto di massimo realismo politico, quello che potrebbe sembrare il più immanente, cioè il riferimento a Machiavelli, al nuovo principe, no? È proprio lì Gramsci cita Sorel, no? L'inizio famoso del quaderno 13 sul moderno principe recita: il carattere fondamentale del principe, del libro di Machiavelli, è quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro vivente in cui l'ideologia politica e la scienza politica si fondono nella forma drammatica del mito. Citazione secondo me fondamentale per spiegare l'operazione che fa Nello, no? Perché il moderno principe, che è il partito poi tra l'altro per Gramsci,
è il mito principe di Sorel, e perché quando Gramsci mette insieme questi due elementi che devono sempre stare insieme per lui, no? Ideologia politica e scienza politica, non sta parlando altro che dell'elemento trascendente e dell'elemento immanente, no? In qualche modo nel suo ragionare, come dire, materiale, immanentizzato potremmo chiamarlo, i rapporti di forza si studiano con la scienza politica. E l'ideologia politica però è necessaria per articolarli in qualche modo. No? Ci sono anche altre forme della trascendenza in Gramsci. La riforma intellettuale morale, per esempio, quando parla di trasformazione delle visioni del mondo, lo fa attraverso una lettura soprattutto dei testi weberiani, però insomma. Ora, in questa, come dire, sottolineatura del carattere, della necessità del carattere trascendente della politica, fa parte in Gramsci anche l'elemento del religioso, della religione, che è un altro dei temi, come dire, sotterranei al libro di Nello. Ecco, la religione però non è la matrice gramsciana, su questo, come dire, penso di essere abbastanza sicuro, è una sua possibile espressione. La religione in qualche modo è una delle declinazioni che la trascendenza può acquisire, questo lo vedremo, sarà il tema del mio secondo punto, cioè l'irriducibilità del tratto, diciamo, mitico-ideologico al tratto religioso, ma insomma, dopo su questo. Però questo passaggio, diciamo, il libro lo centra bene, no? Il passaggio gramsciano dalla teologia all'ideologia, in qualche parte del libro è anche esplicitato, no? Quando dice il marxismo, Nello dice il marxismo oscilla tra scienza e teologia politica. Anche Mario Tronti, tra l'altro, ha ragionato molto su questi temi, cosa che mi piace ricordare, visto che è scomparso questo agosto. Ecco, Nello ha anche ragione, secondo me, quando definisce la promessa comunista una delle forme di trascendenza, forse la più forte del Novecento, quando definisce questa promessa, suo malgrado, una teologia politica secolare, dice, sulla cui base non a caso è stata costruita una chiesa mondana, che è il partito, no? Non solo il partito, una cultura politica. Una civiltà potremmo dire, no? Quella sovietica era, sì, la possiamo leggere in controluce rispetto alla storia russa, tutta una serie, ma era una cultura di civiltà, tanto che, tra l'altro, non occupava solamente quello spazio politico lì, occupava gli spazi mentali di tutte le socialdemocrazie europee e di tanta altra gente, insomma. Qui c'è una citazione cruciale che io, leggendo il libro, una citazione di Gramsci, diciamo, cercavo, ho detto, sicuramente a un certo punto arriva, però non arriva. Quindi la cito io, che secondo me esprime proprio l'intreccio di trascendenza e immanenza, no? Di ideologia e di scienza. In qualche modo sull'analisi, non in qualche modo, citandola, in realtà nei quaderni Gramsci la cita, l'analisi weberiana dell'etica protestante, no? Lui ne aveva letto una versione pubblicata sulla critica sociale, mi pare, in tre puntate, una prima traduzione, diciamo, di quel saggio fondamentale sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Quaderno 10, Gramsci scrive: dalla predestinazione calvinistica sorge uno dei maggiori impulsi all'iniziativa pratica che si sia avuto nella storia mondiale. Dalla predestinazione calvinistica, da una cosa che sembra dogmatica, sta dicendo, in realtà scaturisce l'attività di tutti questi protestanti che vanno, per sapere se sono, nella formula weberiana appunto, eletti o meno per andare nel regno dei cieli, questa cosa gli stimola un'attività capitalistica, questa è la tesi weberiana. E Gramsci dice: così ogni altra forma di determinismo a un certo punto si è sviluppata in spirito di iniziativa e intenzione estrema di volontà collettiva. Qui per ogni altra forma di determinismo potremmo dire ogni altra forma di dogmatismo in qualche modo, no? Che sia calvinista in Weber e sia comunista in Gramsci, perché di questo sta parlando. Sta rispondendo ai critici che dicono: ma in Russia sono solo dei dogmatici, no? Costringono la vita delle persone. Ideologizzano il campo e quindi impediscono la libera espressione dell'umanità. Gramsci sta dicendo: guardate che a un certo livello questo elemento di determinismo in realtà può anche, anzi, produce libertà. Sta dicendo che questo è il passo che deve fare, è il passo che i regimi reali comunisti non hanno mai fatto, potremmo dire. È il passo mancante. Ma lui sta in carcere negli anni 30, per cui quella degenerazione, per fortuna o no, non la vede, insomma. Ultima citazione di Gramsci, un po' lunga però ci serve, che è la frase che secondo me è importante, parlando appunto sempre degli sviluppi del marxismo dopo la rivoluzione, la costruzione della società
socialista, dice: si può osservare come l'elemento deterministico, fatalistico, meccanicistico, il dogmatismo del marxismo, via, sia stato un aroma ideologico immediato della filosofia della prassi, sia stata una fase iniziale, sta dicendo, del marxismo. Una forma di religione e di eccitante, ma al modo degli stupefacenti, dice, resa necessaria e giustificata storicamente dal carattere subalterno di determinati strati sociali. Quando non si ha l'iniziativa nella lotta, e la lotta stessa finisce quindi con l'identificarsi con una serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente e ostinata. Poi dice: io sono sconfitto momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare, no? L'imprescindibilità della rivoluzione, no? La volontà reale si traveste in un atto di fede, in una certa razionalità della storia, in una forma empirica e primitiva di finalismo appassionato, che appare come un sostituto della predestinazione, della provvidenza, delle religioni confessionali. Questo mi sembra un tratto interessante, perché questo è un elemento trascendente, sicuramente. È un elemento che sembra costringere, ma che dà la potenzialità liberatoria. Non è scontata, non è detta. In Gramsci c'è questo elemento. C'è ancora la fase aurorale, potremmo dire, della costruzione della società socialista, dell'uomo nuovo, no? Gramsci vede i primi anni 20, vede il casino della NEP sostanzialmente, non vede la stretta staliniana. Noi lo leggiamo ovviamente da quest'altra parte, questo dogmatismo, da quest'altra parte della storia come irrigidimento. Ma secondo me sta analizzando un tratto, diciamo, se non teologico-politico, sicuramente trascendente. Ora, questo per quanto riguarda, diciamo, Gramsci. Ma legato a questo io in realtà cercherei di tracciare una lettura parallela rispetto a quella che Fanello, cercando di identificarne alcuni punti da sviluppare, diciamo. Prima è stata citata all'intro del libro, la ricito: la tesi fondamentale di questo libro è che la teologia politica sia inestinguibile. La tesi, condivisibilissima, è che se non la troviamo, questa teologia politica vuol dire solo che non la sappiamo riconoscere, vuol dire che la subiamo in qualche modo. Subiamo la teologia politica dell'avversario politico. Ora, cosa identifica però questa teologia politica, al di là della sua genealogia, no? Ci sono molte possibili genealogie che si possono ricostruire, e è interessante che si faccia. È anche uscito un bel libro, adesso non mi ricordo, proprio sulla teologia politica. Vabbè. Cosa identifica, secondo me, in termini, diciamo, più mondani? Ecco, identifica, io lo direi così, l'elemento irrazionale della politica, no? L'elemento non completamente razionalizzabile, una certa trascendenza, no? Della politica. Se vogliamo trovare un'opposizione a che cosa si oppone, potremmo dire in maniera anche qui un po' generica, al realismo politico. Realismo politico inteso come piena immanenza, no? Ora, la mia domanda è questa: ma se la vogliamo, se è questo il tema, perché caratterizzarla necessariamente come teologia politica, no? Se il suo elemento caratteristico è la trascendenza, ovvero proprio, come dire, letteralmente, che trascende le condizioni immanenti, no? Perché necessariamente dobbiamo, e su questo forse il libro, come dire, è un po' ambivalente, usa trascendenza e teologia politica come sinonimi, no? Sovrappone in qualche modo teologia e trascendenza. Ora, una forma di questa trascendenza, come vi ho detto prima, io non credo che la teologia politica sia l'unica forma di trascendenza. Una forma di questa trascendenza è sicuramente la religione. Potremmo dire che Nello la identifica come la forma originaria, no? Certamente lo è stata, ha come dire, un ruolo fondamentale dentro la nascita del pensiero moderno, ma non credo sia l'unica. Il libro in qualche modo presuppone invece, potremmo dire, un'originarietà del religioso, di cui il politico in particolare, anzi il politico moderno, sarebbe in qualche modo una declinazione, no? Secondo la famosa citazione schmittiana. Io credo invece che, accanto a questo, che è vero, che è innegabile, diciamo come cosa, si possa dire che la teoria politica, in realtà, già da sempre, anche prima del suo incontro con il teologico, sia l'insieme, sia sempre stata l'insieme di immanenza e di trascendenza. No?
C'è anche un altro modo, oltre a quello religioso, teologico, politico, per rendere conto di questo elemento eccentrico, no? Non prevedibile, irrazionale, trascendente. È sicuramente possibile prenderlo dalla linea Hobbes-Schmitt, ovviamente, quello della sovranità è la via della filosofia del diritto, no? Per niente, Nello insegna quello. Ma credo che si possa prendere anche dall'altro lato. E l'altro lato è la linea che da Machiavelli potremmo far arrivare fino a Lenin, no? Cioè, non è che c'è solamente il realismo politico immanente, quello dei Richelieu, no? Quello che guarda solo i rapporti di forza, che è conservativo, è di sua natura conservativo, è quello degli arcani imperi, no? Esiste anche un realismo politico trasformativo. Machiavelli ne costruisce il lessico, la tradizione marxista. Gramsci, ma soprattutto Lenin, perché è l'unico che poi alla fine quella trasformazione è riuscita a farla davvero, possiamo dire, cioè c'è una effettualità del reale che non è scavalcabile, che però mantiene questa radice del realismo politico, che riesce in qualche modo a tenere insieme queste due cose che non stanno insieme di solito, i rapporti di forza immediati, dati, è uno stratega fantastico, sia Machiavelli che Lenin, no? Quindi l'immanenza, il lato dell'immanenza, insieme alla forza trasformativa. Quella forza trasformativa che allude a qualcosa che non c'è. E non essendoci, come dire, i materiali del presente non ci permettono di costruirla razionalmente. È una cosa che va allusa, è una cosa che trascende. Se vogliamo pensare quale figura prende questa cosa non del tutto immanente, in Machiavelli che è stato raccontato come realista politico dell'immanenza, da alcuni, possiamo dire che è la fortuna, no? La fortuna è esattamente questa roba qua, è l'imprevedibilità non solo della condizione contingente, ma è un'imprevedibilità anche del comportamento umano, della natura umana, no? In Lenin, ma anche in Gramsci, nella tradizione, nella migliore potremmo dire tradizione marxista, questo ruolo lo ricopre il mito della rivoluzione, no? È un mito della rivoluzione che tiene in piedi sia le formule rivoluzionarie, ma come abbiamo detto prima, anche le forme socialdemocratiche. Lo Stato sociale europeo non sta in piedi, cioè non è pensabile fuori dal contesto creato dalla minaccia della rivoluzione, no? Da quell'elemento di trascendenza che produce immanenza. Insomma, io direi primazia della trascendenza politica sulla teologia politica. Non che non ci debba essere, la ricostruzione che Fanella è sacrosanta, l'abbiamo letta in forme diverse, insomma, da 40 anni a questa parte, in pensatori altrettanto importanti, no? Però se io dovessi riformulare quell'incipit schmittiano che è già stato citato, no? Quello di teologia politica, tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Io lo riformulerei così. Tutti i concetti più pregnanti della teologia sono concetti della teoria politica mistificati. Così abbiamo anche. Ora, perché è importante questa cosa che ho cercato di spiegare? Perché questo secondo me determina un punto fondamentale, che è il punto di critica, diciamo, che faccio Anello. Ovvero, se non tutto è secolarizzabile, no? Se non tutto è immanente, ma esiste sempre questo resto di trascendenza. Questo resto, di che tipo è? Ovvero, se noi postuliamo, e siamo d'accordo su questo, l'insufficienza dell'immanenza per produrre trasformazione, perché dai materiali che abbiamo non si riesce a immaginare il dopo, no? È la differenza, se volete banalizzare, tra il politico e la politica, appunto. Da dentro la politica non se ne esce. Allora, se c'è questa necessità di incorporare un elemento di trascendenza, quale tipo di trascendenza va incorporata? Perché non ce n'è una sola, eh? Lo dice benissimo Nello quando dice l'autotrascendenza dell'immanenza, per far vedere che comunque tutto poi deriva da qua, non è che arriva qualcuno da fuori, ci dobbiamo immaginare qualcuno da fuori per poter trasformare le cose qui, ma siamo noi che ce lo immaginiamo, non è che c'è davvero Dio, diciamolo. Ecco. Ora, la tradizione teologico-politica moderna che Nello ricostruisce incorpora una trascendenza legata necessariamente, perché questa è la storia del moderno, a un'antropologia negativa, no? Quel resto, non del tutto secolarizzabile, no? Quella sostanza, no? C'è bisogno di un po' di sostanza, ogni tanto ti ho sentito dire, alla fine. Non tutto è articolabile con tutto.
Ecco, quella sostanza che non permette di articolare tutto con tutto, come le critiche alla Clau spesso dicono, quegli accumuli, bellissima questa definizione che trovi, la riciclerò, gli accumuli di artificialità pregressa, perché questa sostanza non è una sostanza, come dire, identitaria, naturalistica, è sempre un accumulo di abitudini, no? L'essere umano è prodotto da secoli, mica solo delle abitudini nostre, tutte le generazioni che stanno prima. A proposito di Tronti, Tronti spesso diceva, il problema del socialismo è che non è durato. Perché 80 anni per creare l'uomo nuovo sono niente rispetto a 300 anni di capitalismo e più che hanno governato e hanno prodotto le proprie individualità. Ecco, quel resto, questa sostanza, questi accumuli di artificialità pregressa, nella tradizione politica moderna che ricostruisce Nello, identificavano tutti, appunto partendo da un'antropologia negativa, una soggettività conservatrice, bisogna dircelo. Conservatrice nel senso etimologico del termine, cioè che cercava di conservare la vita, no? È la mossa hobbesiana. Nasce tutto da lì, dalla paura. Però, storicamente, bisogna anche riconoscere che sono esistite trascendenze di altro tipo, no? Il Novecento ne ha prodotta una straordinaria, come dire, inaspettata, quella comunista, no? Che faceva leva su un altro modello antropologico. Non era certo ingenua, cioè non era, come dire, idealistica da questo punto di vista, era una tradizione del realismo politico, io direi, di quel realismo politico allargato che non è solo conservatrice, ma che presupponeva un soggetto, un pezzo di resto, una sostanza, no? Non conservativa ma emancipativa, aperta sul nuovo, non richiusa sulla difesa. Tanto che questi volevano fare l'uomo nuovo, no? L'ordine nuovo, per citare il giornale di Gramsci. Allora, evidentemente questa sostanza, che è diversa da quella dell'antropologia negativa, questo resto, era in qualche modo presente negli uomini e nelle donne di fine 800 e di inizio 900, no? Di tutte quelle donne che poi nella prima metà del 900 e poco oltre hanno dedicato la loro vita alla costruzione di questo esperimento profano, no? Come lo chiama la Di Leo. Questo fondo esisteva, bisognava, come dire, suscitarlo. Non c'era solo il fondo della paura. Allora, non dico che bisogna far risorgere il castello ideologico del comunismo novecentesco, su questo, come dire, anche qui Nello c'entra un punto. Cioè, il problema è il contemporaneo, no? Non si possono pensare ricette che... Però la storia qualcosa ci deve insegnare, no? E allora io rilevo che ci sono modi diversi di incorporare elementi di trascendenza dentro l'immanenza. In qualche modo rilevo, ma cioè rilevo proprio dal dibattito nostro e anche, come dire, lo vedo come un problema proprio personale di ricerca su questi temi, un deficit di immaginazione politica, no? In qualche modo un accomodamento su immagini dell'umano che spesso sono, come dire, di derivazione, sono il prodotto del nemico politico. Se guardiamo a livello contemporaneo, non che Hobbes sia il nemico politico, insomma, a livello contemporaneo sono assunte quello che qualche anno fa in un articolo dicevo, fare il populismo col popolo degli altri, no? Per chi se lo ricorda, forse il primo articolo pubblicato da Jacobin quando ha aperto in Italia. A volte, dico e qui chiudo, per contrastare la spoliticizzazione neoliberale, che sono d'accordo, è la sfida del nostro tempo. Rischiamo di declinare la trascendenza dell'altro nemico politico, perché ci sono due nemici politici, la spoliticizzazione neoliberale e la destra reazionaria. Ecco, qui credo che manchi proprio capacità innovativa collettiva, e è anche un po' difficile chiedere capacità innovativa collettiva quando la materia del conflitto che abbiamo davanti è così povera. Non che sia colpa di nessuno, però io rimango materialista da questo, cioè. Dal fatto esce il pensiero, non il contrario. Per cui, per quanto uno si sprema, è un po' un vicolo cieco da questo punto di vista. Però essere già consapevoli di questa mancanza ci permette, secondo me, di evitare di scegliere delle scorciatoie. Ecco. Esistono, secondo me, riserve nascoste, appunto, nell'umano. Accumuli non visibili, se vogliamo usare la terminologia di Nello. Accumuli anche impensabili, anche controintuitivi, no? Su questa cosa non si riuscirà mai a costruire. Non è mica detto. Almeno la storia ci dice questo, che si è riusciti a costruire immanenze rivoluzionarie grazie all'inserimento di trascendenze che fino a quel momento erano impensabili. Impensabili. A
Allora, la rivoluzione e il comunismo novecenteschi hanno saputo intercettarli, no? Non hanno intercettato la paura hobbesiana, non hanno intercettato l'interesse smithiano di Smith, quell'altro, no? Ecco, credo che sta a noi produrre una diversa novità politica, insomma, a quel livello lì. Basta, mi fermo, grazie. Prego. Tutta la Visto che sera. stiamo entrando nella notte. Allora, 20-25 Allora, anch'io ringrazio per l'invito, per l'occasione di discutere con Nando. E, insomma, muovo da Chaman. Subita constatazione che, nonostante non sia molto gentile, sono un po' mi sto venendo chiesto di fare un po' di questo. In realtà, probabilmente, potete dire di pazienza, come che non c'è almeno la citazione, a pagina 45 del libro di Nello, cioè il potere gesto e serve, sia una proposizione, qualche cosa. Ti fermo un secondo perché manca Ah, ok, no, aspetta. pensavo che il mio tono baritonale. No, è Non è per la male, penso, diretta. però. Secondo me un po' l'ha preso lì, però. Dicevo che appunto questa proposizione di Nero, il potere c'è se beh, sia una proposizione in qualche modo, come dire, chiara, ma su questo torno, perché come dire, condivido con Nero tutta una serie di, ogni intervento di Michele, con il quale sono molto sonante, tutta una serie di impliciti teorico-politici del libro. Quindi, come dire, parto da questi e poi cerco di parlare un pochino di Foucault anche per giustificare il fatto che io stesso, che sono di quelli che con Philip Roth, grande scrittore americano, che chiude il suo libro, ho sposato un comunista, ricordando le stelle sono indispensabili, tendo a stare con i piedi ben fissi nel Novecento, sono tutt'altro che postmoderno, pur avendo citato Foucault. E le stelle che sono indispensabili sono quelle un po' rosse dal mio punto di vista. Quindi, il potere c'è, è una proposizione sorprendentemente foucaultiana. Cioè, quello che vorrei innanzitutto provare a mettere a tema è appunto questa nozione di immanenza che altrimenti rischia di essere sempre tradotta come una sorta di immanentizzazione della trascendenza, quando invece, per esempio, per Foucault, immanenze è semplicemente lo spazio di circolazione del potere. Il problema non è tanto d'origine, ma il fatto che appunto c'è. No? C'è una conferenza del 78 di Foucault che io trovo straordinaria da questo punto di vista, no? In cui lui dice che studiare potere significa fare con il campo della politica la stessa operazione che in qualche modo vi stai fatto lì di guardia, no? Particolare secondo Wittgenstein, no? Quello che appunto studia i giochi di si dice in potere, appunto, istanza di circolazione, c'è talmente, talmente quotidiano. Wittgenstein era sempre qui, che diceva che il significato, per comprendere il significato delle parole, dobbiamo riportarlo ad un livello quotidiano, no? Dicevo, il potere è talmente quotidiano, talmente visibile, talmente, come dire, al nostro lato, che spesso non lo vediamo, insomma, no? E che il problema del filosofo analitico della politica è quello invece di ricostruire i sistemi di regole, i particolari giochi che fanno del potere non un'istanza monolitica, ma qualche cosa che appunto gioca sui vari campi di applicazione secondo schemi, regole, procedure differenti. Il problema successivo è appunto il seguente, questo appunto procito e poi torno per alcune delle cose che sono state dette prima, no? Se il potere è così quotidiano e invisibile, se il potere non è semplicemente l'asfalto del monopolio della violenza, non ha il monopolio della violenza per riprendere la definizione italiana, se il potere è semplicemente quotidiano e circola in tutti i nostri rapporti, come facciamo a renderlo visibile? E appunto Foucault usa una metafora chimica e dice ci serve un catalizzatore chimico in grado di visibilizzare. Ebbene, questo visibilizzatore del potere è la resistenza, cioè
cioè appunto arriva un inglese mi chiede l'eccedenza interna, cioè l'impossibilità della neutralizzazione del conflitto. Secondo la forma specifica che cercherò di far vedere, con un esempio storico, visto che poi appunto si chiede di comprendere perché fin quanto dice il termine governamentalità, in risposta appunto alle note che visibilizzano un nuovo terreno del conflitto, no? Dovrò ripostarmi un po' al 78, e al 78 quando Cacciari, cioè Pedro, si prende posizione contro Finco, e Chignola per fare invece, no? Anch'io sono ferocemente, io proprio nel campo filosofico politico ho un problema con la moralizzazione. Secondo me c'è una buona faccia della filosofia politica, specialmente normatività, che rinuncia alla politica per pensare in termini etico-morali. E Genotti, in particolare anch'io, con la retorica di Tito Nani, no? Vi faccio un esempio per vedere che cosa mi mente quando cercherò di chiarirlo dopo, quando parlo di resistenza, né di resistenza all'interno del quadro della governamentalità. Credo, scusatevi se faccio un riferimento storico banalissimo che tanto avrete in mente tutti, no? Sapete che nel 1789 la rivoluzione francese viene proclamata la dichiarazione come preambolo, la dichiarazione universale di nuovo dei cittadini, no? Una storia minore, ma che però dimostra come anche quella soluzione etico-politica in realtà fosse immediatamente resistita a qualche cosa che non era in qualche modo trascrivibile, articolabile all'interno di quel quadro di universali, si verifica immediatamente. È la storia straordinaria della rivoluzione di Santo Domingo, che tra l'altro è il modello della dialettica servo signore di Hegel, che Hegel è un filosofo serio. La sua biblioteca, come noto, non era soltanto piena dei classici della filosofia. Lui si occupava di economia, leggeva i giornali, e sul Mercur, in termini quasi sincronici con quello che stava succedendo, dai Hinti, Santo Domingo, era Haiti, era, lo dico con lessico quasi contiano, era il centro delle contraddizioni capitalistiche per quello che stava succedendo in quella fase della popolazione, perché Santo Domingo era il principale produttore di zucchero ed era il centro dei commerci atlantici. Beh, che cosa succede a Santo Domingo? Che una parte della popolazione di governati puri, e cioè la massa pulsante degli schiavi neri delle piantagioni, soggettivata, eccola qui l'eccidenza, da quello che stava succedendo a Parigi, cioè dall'evocazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, insorgono autonomamente, la faccio molto breve, insorgono autonomamente, mandano una delegazione a Parigi, perché a Santo Domingo, Haiti, era colonia francese, e i francesi che stavano proclamando i diritti dell'uomo e del cittadino mantenevano la schiavitù a Santo Domingo per gli schiavi africani. Eccola qui l'eccedenza nell'immanenza. Primo esempio che mi viene in mente, eccola qui la retorica sporca della colonizzazione dei diritti umani contro il riaffacciarsi della politica come pratica di soggettivazione non del cittadino, non del soggetto, ma del governato puro. Dico del governato puro perché quando Ginello parla di teologia economica, riprendendo molto a gambe, io invece penso, quando penso all'economia, alla legge economica, penso proprio al cuore pulsante della politica aristotelica, cioè la oikonomia, il governo amministrativo all'interno dell'oikos, dentro il quale Aristotele ricomprende le donne e la schiavitù e gli schiavi. Il padrone, l'oikodespotes, governa la propria casa oikonomicamente, cioè la amministra, amministrando anche dei governati puri come sono le donne e gli schiavi, che notoriamente escono dallo spazio e dalla libertà della polis. Perché cito le donne? Perché la seconda soggettivazione politica di governate pure succede immediatamente nel 91 a Parigi, quando le donne parigine criticano sempre quel moralismo teorico-politico dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, attaccando il concetto di fraternité, perché poverete, allora presto, la possibilità di dire noi possiamo essere forse liberi uguali grazie alle costituzioni, non diventeremo mai fratelli di nessuno,
e pretendo, perdendo però la battaglia, che venga trascritto come diritto universale anche la solo in te. Inscrivendo dunque la differenza sessuale, governate pure all'interno di quello spazio. Eccolo qui, un altro spazio di eccedenza minimale. Un altro spazio di eccedenza soggettiva dentro al spazio del diritto. E allora, dunque, dicevo, se per Foucault il potere non è questa cosa magica, se questo ovviamente la cosa poi la cerco di chiarire, no? Per amor di filologia, per perdere un po' sul serio, perché nel dibattito italiano è entrato spesso un po' come una figurina, non so se oggi c'è l'affo dei farmacalcio o degli amici indignati in questo, ma un po' una figurina Parini, no? Quando invece sarebbe bene leggerlo, poveretto, no? Perché appunto dicevo, oltre a questa idea del potere come uno spazio di circolazione, no? Visibilizzato nelle sue strutture potestative, nelle sue strutture di dominio da ciò che gli resiste, l'abbiamo appena visto nel caso della dichiarazione universale dell'uomo del centennio, ha una seconda cosa che io ho trovato estremamente apprezzabile nel libro di Net, e cioè l'idea che la filosofia, che poveretta come un filosofo, non fosse semplicemente un campo accademico volto a comprendere, ma fosse il campo conteso dentro il quale occorre prendere posizione. E mi sembra che il libro di Nero abbia questa stessa visione. Cioè una politica della filosofia, non semplicemente una filosofia politica intesa come specializzazione accademica. Che cosa facciamo nel campo della filosofia? Se, come dire, come filosofi di diritto, come filosofi politici o come filosofi teoretici, non so, come SPS02, storici delle dottrine. Siamo la stessa cosa vostra. Ovvio, no? Se, come dire, dentro questo campo accademico qualche cosa abbiamo da fare. Prendere posizioni. Il San Pietro non è fatto per comprendere, è fatto per prendere posizioni. No? E allora? E allora vi porto un attimo nel 78, perché tutta la riformulazione subordinata dell'analitica del potere, quella che appunto inizia con due corsi al Collège de France, che, una volta pubblicati, hanno dato la stura a questa seconda, terza ondata degli studi foucaultiani, un po' superando l'interdetto cacciaviano del 78, cioè i corsi cosiddetti di geopolitica, sono sorretti da un'intenzione politica. Non è che Foucault proponga un modello, siamo dentro un modello governamentale. Foucault aveva come etica della ricerca quello che cerco anch'io di fare, nel campo filosofico, l'idea che il lavoro del filosofo fosse continuamente posizionarsi rispetto all'oggi, posizionarsi rispetto a ciò, a ce qui se passe aujourd'hui, dice lui, a ciò che sta succedendo adesso. E che cosa sta succedendo nel 78? Quando appunto Foucault inizia a occuparsi di governamentalità, biopoteri e biopoli. E ci sono delle resistenze. Ci sono delle resistenze nel campo di immanenza della politica. E queste resistenze le cito in un'altra conferenza giapponese del 78, che chiama per nome. Sono lotte trasversali, cita le lotte delle monne, cita le lotte del nuovo ecologismo radicale, in particolare del movimento antinucleare che si stava cominciando a lanciare, quando io da piccolo mi passo il volino dei comitati nucleari imperialisti, cioè l'ultima generazione dell'autonomia, per tutti, per dire da che parte parlo, erano le lotte degli omosessuali, erano lotte che secondo lui fondamentalmente cercavano di sottrarsi al fatto di governo. Non erano più lotte, mi dice anarchiche, ma lo dice in senso filosofico alto. Cioè erano lotte che fondamentalmente non avevano più l'obiettivo della presa del potere. Questa immagine che strida molto, ma rispetto ad alcune tradizioni di realismo politico. Ma era realista Foucault? L'altro grande esempio che cita. E anche lì, vedete bene, un professore del Collège de France che teneva la cassa di Solidarność a Parigi. Erano le lotte degli studenti dei paesi dell'Est. Questi erano i grandi modelli di veramente. E che cosa avevano in comune queste lotte? Il fatto di voler essere governati il meno possibile.
Le donne non volevano il governo patriarcale sul corpo, il problema non era votare il partito che ti dava i diritti. Quello volevano. Deleuze, che è un testimone abbastanza attento di questa evoluzione, dice ovviamente l'operaismo italiano, dove, come dire, nella generazione diciamo proprio successiva, quella di Totti, la pratica più immediata era il rifiuto del lavoro. Era un meccanismo di esodo, di defezione dalle strutture classiche del lavoro. Ma in risposta a che cosa? In risposta ad una simmetrica riorganizzazione degli assetti di potere. E questo è il problema. Ci sono delle resistenze, e queste resistenze dimostrano che il potere si è governamentalizzato. Questo non significa, mi spiace per Roberto Esposito, questo non significa che ci siano prima gli assetti di sovranità, poi gli assetti di disciplina e poi gli assetti governamentali. Quindi c'è una rotazione di queste tre cose che comunque continuano a funzionare. La polarità del diritto pubblico, la sovranità, la polarità disciplinare, quella che sarà servita per produrre corpi docili, corpi utili, dice Foucault, sorvegliare e punire, cioè per fornire individui ai grandi meccanismi di accumulazione fordista, ai grandi sistemi di fabbrica. Ma nella nuova divisione internazionale del lavoro che veniva pianificata dal neoliberalismo, i grandi sistemi di fabbrica sarebbero stati spostati in altri posti del mondo. Qui emergevano questi dispositivi governamentali che avevano sul livello del diritto pubblico la caratteristica di tendenzialmente desovranizzare i dispositivi di governo, di fare scivolare il potere su assetti tecnico-amministrativi, per motivi politici, evacuare la centralità della rappresentanza politica. Per motivi politici, perché? Perché vi cito uno dei testi di riferimento che Foucault conosce, che io ancora adesso consiglio ai miei studenti di leggere, e che è il rapporto alla trilaterale fatto da alcuni intellettuali di un think tank americano, dove il problema era appunto la crisi della democrazia per il sovraccarico di claims rivendicativi che stava investendo. L'idea appunto... è lì che viene pianificata la rivoluzione neoliberale, non voglio fare il gran teorico del complotto, ma dove la cosa emerge con una certa chiarezza, dove appunto si cominciava a dire i movimenti degli anni 70, il lungo 68 in Europa, che poi noi pensiamo sempre in prospettiva europea, io frequento molto l'America Latina, no? Ingovernabili, e tanto è vero che le risposte saranno le dittature negli anni immediatamente successivi, ingovernabili erano l'Argentina, il Cile, il Brasile. E si pianificano interventi di stabilizzazione autoritaria che fondamentalmente non lavorano semplicemente con la sovranità, anche con la sovranità, ma soprattutto con straordinari dispositivi di destrutturazione del compromesso fordista. La riforma delle pensioni che i neoliberali pianificavano dal punto di vista teorico la fanno con Pinochet. Alcuni dei teorici del neoliberalismo più nobili fanno fare i consulenti in Rhodesia, per capirci. L'idea è appunto che lo Stato è diventato, diciamo così, per la democraticità dei suoi propri meccanismi, qualche cosa che in qualche modo non funziona più. Non funziona più. E che quindi bisogna flessibilizzare, tecnicizzare nella sua struttura. E io mi permetto di dire che questo progetto è probabilmente al cuore della governance contemporanea, perché appunto è una questione che pongo a Nello molte volte fa riferimento alla dottrina dello Stato, alla centralità di diritto pubblico, figurarsi se non la penso anch'io così, ma occorre registrare, perché lo registrano anche molti giuristi, come appunto si stia implementando processi di giurisdizionalizzazione globale, che non sono appunto in appalto di Stato, che sono in appalto quindi di legge post rappresentativa, prodotta da grandi agenzie tecniche, come si siano decostituzionalizzati una caterva di poteri, come la distinzione classica fra pubblico e privato in qualche modo sia stata resa molto meno stringente di quanto voglia la dottrina, di come quindi il diritto sia diventata in qualche modo l'arma di un progetto
di governamentalità. In questo senso. Dicevo, Foucault analizza questi processi e io trovo questa cosa straordinaria per la sua contesa. Perché appunto io sono vecchietto ormai, no? In quegli anni che facciamo tra liceo e università e nessuno di noi pensava, come dire, di prendere sul serio la Thatcher vecchia. Foucault, che appunto aveva un obiettivo filosofico-politico, pensare quello che sta succedendo adesso, è forse il primo e l'unico a comprendere già l'altezza degli anni 78-79, che in qualche modo questi processi, questa rivoluzione liberale è una autentica rivoluzione, non semplicemente dal punto di vista dei modelli teorici, ma delle istituzioni che vengono in qualche modo, e che appunto al cuore del neoliberalismo non c'è più una razionalità estensiva come nel liberalismo classico, no? Secondo il quale bisogna governare il meno possibile, ma viene invece progettata una modalità di società, una modalità di istituzionalità di tipo nuovo, che rovescia fondamentalmente uno dei capisaldi della teoria politica tradizionale. Altro punto che pongo per quanto riguarda il diritto pubblico, cioè, questo lo dice direttamente Foucault, ma è una cosa che ho detto in voi, no? E cioè che appunto dentro questa rivoluzione neoliberale si sia affermato un clamoroso, in quale forse irrecuperabile, rovesciamento degli assi di legittimità della legittimazione del potere. Nella tradizione costituzionale, nella tradizione moderna del diritto pubblico, una decisione politica è legittima sulla base delle procedure con le quali si è formata, quindi con una retroversione al passato. La legge emanata dal Parlamento italiano, una decisione è legittima perché quel Parlamento è stato eletto secondo le procedure, perché i rappresentanti sono stati eletti da una volontà popolare e così via. Ma qui si afferma invece un paradossale rovesciamento futuro, e cioè il fatto che, essendosi spostato, come dice Foucault, il punto di veridizione, cioè il punto nel quale si verifica la verità, la funzionalità delle strategie di governo sul mercato, il governo sarà legittimo soltanto in base a ciò che farà. Capite? Dalla formulazione classico rappresentativa della legittimità a una pura legittimazione di tipo performativo. E dentro questa legittimazione di tipo performativo, ti prometto che farò, verrò misurata la legittimità di quello che faccio, la si misurerà ex post. È uno dei passaggi, secondo me, decisivi per comprendere probabilmente perché ci sia una crisi di sfiducia clamorosa nell'inizio della rappresentanza politica, e paradossalmente tutti in qualche modo accettino questo tipo di progettualità. Promesse da mantenere, scommesse sul futuro, e come dire, sovrano il mercato, che appunto coloro che in qualche modo decideranno se le misure che prendi oppure no vanno bene, saranno nei spread, in accidentile e cose. C'è un discorso di l'ultima cosa che voglio dire è proprio banalissima, non so quanto ho parlato dopo. No. L'ultimissima, sempre per essere, cioè, Derrida scrive un libro per 200 milioni di libri che scrive, che si chiama Essere giusti con Freud, no? Io credo che bisogna anche essere giusti un pochino, no? Voglio dire quest'ultima cosa, ma per lavoro di filologia e poi perché mi hai chiamata tu, colpa di Michele. Ed è la seguente. C'è un discorso, un'intervista. Io consiglio al grande PC di rileggersi perché si trova facilmente online, così come il rapporto di Grosier, Batanucci e Huntington che citavo poco fa. Tra l'altro Huntington era piccolissimo ed è quello che poi utilizza il Clash of Civilization, no? Dove forse si misura un pezzo della spiritualità politica, lo dico con una battuta a nero, perché più politicamente spirituale dei talebani non riesco a trovare nessuno. No. È una battuta.
dice negli anni per contrapposizione, dicevo, è un'intervista di Margaret Thatcher dell'Otto di Cui, in cui probabilmente si svela, secondo me, l'enjeu dell'ultimissimo fuoco, no? Perché in quella intervista Margaret Thatcher dice: beh, vedete, che cos'è il neoliberalismo? Our method is economics, dice lei, eh? Our target is the soul. Il nostro vero obiettivo è l'anima ed è il soggetto, con l'idea assolutamente chiara di una produzione di soggettività determinata all'altezza del governo neoliberale. Lo dico banalmente per questo motivo. Perché Foucault, gli ultimi corsi che dedica al Collège de France, li dedica tutti alla filosofia antica? Perché è l'unico archivio della storia del pensiero politico dove l'idea di essere ingovernati a vita è impensabile e dove non c'è nemmeno una parola in greco antico per dire individuo. Fino all'ultimo è politicamente eccedente l'animanezza. A questo serve la generazione. Serve anche a riattivare dei cantieri di ragionamento, dei cantieri di pensiero che ci possano fornire dei modelli di soggettivazione all'altezza di quello che possiamo essere e non di quello che in qualche modo siamo diventati dentro questo carico imprenditoriale, autoimprenditoriale, precario che in qualche modo ci viene imposto. E l'altra cosa che volevo dire è che appunto anche Foucault lo scoprendo sotto il mio greco. Era un attento lettore dell'etica protestante e spirito del liberalismo, eh? Perché appunto ci passa sempre con un po' postmoderno, che cadre, era un grande lettore di testi della filosofia politica. C'era una citazione che io ho sempre in mente quando parlo di Foucault, e cioè appunto il fatto che Max Weber scrive, insomma, dentro questo processo di produzione della soggettività protestante, si, in qualche modo si dipana un'alternativa a sé, che il cattolico dice al bisogno del pastore, del direttore di coscienza. Il protestante invece si tasta da solo il polso, per scoprirsi libero, tasta da solo da se stesso il polso per mettersi costantemente alla prova. E quando Foucault andrà a ritrovare negli stoici delle figure della schesis intramondana, delle figure della filosofia come prova, come costante soggettivazione, come sforzo per essere liberi, contro l'acida bicipite teologico-politica, quella della paura e quella della speranza, là dentro con i piedi nel mettersi alla prova, sta pensando in una forma di soggettività integralmente politica. Un ultimo inciso, poi proprio veramente vi taccio. Una nota piena in pagina, perché appunto lei in varie parti del libro, specialmente fotografi anche il numero di pagine, 222, 147, no? Se la prende con il mimetismo tra pensiero radicale e neoliberalismo, no? Ma fate il mimetismo indotto dalla mia frenata, da quello di Foucault, no? Un effetto speculativo, Il problema invece, capite, è il mio modo di vedere che Foucault individua il nuovo terreno del confronto fra libertà e dominio. Non è mimetismo, è accettare la sfida del nuovo terreno determinato dalla innovazione capitalistica attraverso le figure di scomposizione dell'operaio massa fordista, e accettare il confronto con una politica all'altezza dei dispositivi di governamentalizzazione che quelle produzioni di soggettività imprenditoriali, cioè precarie, autoimprenditoriali, cioè povere, attraverso la proliferazione di dispositivi giuridici come quelli del lavoro chiamato, addirittura all'epoca dell'Expo di Milano contestavamo, ma il lavoro gratuito, è quello che in qualche modo noi, con un termine che a me non piace, abbiamo provato a chiamare la moltitudine. Ma la moltitudine è un concetto di classe, non è un soggetto precostituito. È un concetto di classe, dicevo prima, io le stelle fisse, sono come Philip Roth. È un concetto di classe che cerca di nominare questa composizione, che non è più la composizione dell'operaio di fatto, che è quella composizione che
biopolitica per il semplice fatto che si è rotto l'argine della giornata lavorativa, che ciascuno di noi è in connessione 24 ore su 24, che si è rotta la misura del salario, perché molti di noi lavorano gratis, anche semplicemente mettendo un like su Facebook. E il problema della moltitudine non è il problema di una soggettività immanente pronta alla liberazione, è il problema di come le articoli queste figure. Stando detto, a questo volte avendo di composizione finito. Allora, questo ce l'ho, questo va bene, vero? Funziona. Bene, che devo dire? Ci vediamo domani al corso che durerà l'intero anno. No, a parte gli scherzi, grazie dell'invito, grazie della pazienza, grazie agli organizzatori e grazie agli amici relatori che hanno approfondito, scandagliato, tirato fuori delle cose che io forse non avrei nemmeno pensato e che non sospettavo ci fossero nel libro, il che pensare che è un libro che è così, è forse anche un baule un po' magico, non so, si espone tante cose. Certamente è un libro che mi ha impegnato a lungo, ecco, questo sì, in cui ho cercato di essere caritatevole il più possibile, cioè è un libro molto polemico e anche però in cui c'è stato uno sforzo filosofico di essere caritatevole. Più di tutti l'ho soltanto con Foucault, perché credo 2 o 3 volte ho riletto, alla fine ho riletto tutto anche con Giorgio, con Agamben, anche perché mi sembrava che sfuggisse qualcosa, ora poi dirò magari che cos'è, anzi lo dico subito, se no me ne dimentico, e alla fine l'ho trovato, ed è un piccolo passo come fa lui quando scrive le cose più piccole, mette degli strani segni in cui spiega che cos'è la sua di Agamben, la sua genealogia, che è un'archeologia in realtà, e però mi dava un assist gigantesco, perché io sentivo che c'era qualcosa che non tornava in questa mega ricostruzione del paradigma della teologia economica come governo del cosmo, governo pastorale, come questo governo retrocedeva il più possibile, e francamente non si capiva più dove si collocasse, e quello che sfuggiva cos'era, una cosa che viene detta in quelle poche righe, che però fino allora non avevo scovato, e cioè io non indico, non faccio una ricostruzione storico-concettuale e storico-dottrinale, io non indico delle derivazioni, dei rapporti, lo dico in caso effetto, ma insomma generativi, storici. L'archeologia è una scienza delle segnature, cioè è un sapere allusivo. Naturalmente questo sposta tutto il regno della gloria sul terreno della teologia, mi verrebbe di dire, o forse di una metateologia gambeniana molto fascinosa, però in politica, costitutivamente in politica per certe cose. È appunto la scienza delle segnature. Perché a me non mi tornava, mi diceva scusa, ma qui non ti stai facendo il furbo, non si capisce cosa è. Tanto è che ora questo è fatto con un inciso, nella discussione che abbiamo avuto all'Istituto di Studi Filosofici, dove abbiamo discusso tutto, Homo Sacer, a grande opera, diciamo, che mette insieme tutto quanto, lui. Di fronte a obiezioni, appunto, ma insomma questo paradigma della teologia economica è precedente, è contemporaneo, si interseca con la teologia politica, alla fine risponde in maniera molto, come dire, modesta, troppo modesta. No, ma io lo so bene che la tonalità è importante, le autorità sono importanti. Volevo solo dire che si parla sempre di quella e della decisione che mi sembra negli ultimi, almeno negli ultimi decenni, negli ultimi forse anche 2 secoli, si è sempre più amministrato, si è sempre più governato, che va benissimo, però mi sembrava che la tesi fosse più ambiziosa.
e così in Foucault, insomma, comunque anche con Foucault sono stato caritatevole, cosa letto, e mi sono reso conto di quanto è meglio Foucault dei Foucaultiani e di quanto è meglio Foucault di quelli che avevano intorno, innanzitutto lì. Sempre ricordarsi che nasce dalla biopolitica, come si dice, sono dei corsi, come il caso di Hegel. Una cosa sulle opere stampa, una cosa sui corsi, preziosi, ma sempre corsi, cioè uno viene, c'ha mal di pancia, pensa all'altra, si sente in diritto di cambiare, di spostare il punto di vista, come tutti facciamo a lezione, perché c'è una mobilità del pensiero in collaborazione, in cooperazione con chi ti ascolta, no? E quando devi fissare, la cosa più fantastica è quando te la prende sulla via di Stato. Cioè, pensate che pazzi furiosi aveva intorno, perché lui dice: oh, ma siete troppo ossessionati dallo Stato, cioè avete troppo questa fobia di Stato. Guardate, un po', comunque un po' di Stato ci vuole, cioè ve lo dico io, che ho detto che bisogna tagliare, non bisogna parlare della sovranità, bisogna tagliare la testa al re, concettualmente, vi dico comunque, calma, smettetela questa fobia di Stato, perché poi avete anche rotto le scatole. Mi accusate di essere statalista, eravamo a questo punto, cioè quello diceva quelle cose e c'era intorno dei pazzi che gli dicevano che era statalista, per i francesi. È vero che in Francia lo Stato l'hanno aumentato e si sente, e che è vero che allora si sarà anche apparso particolarmente oppressivo e autoritario, secondo me è un po' esagerato, roba da fighetti intellettuali della Rigoce, ma comunque anche al netto di tutto questo era un problema della capa degli intellettuali francesi. E la capa di fuga era su di quella. Però purtroppo, poverino, ne risentiva anche lui, ecco. Quindi io diffido sempre. Parto da una diffidenza. Ma ora ripartiamo dall'inizio. Ma Rita ha fatto, come dire, una presentazione che è una grande introduzione, e rispetto alla quale, come dire, c'è poco da confliggere, insomma, cioè largamente, diciamo, convergiamo. Io tengo a sottolineare alcune cose. Allora, diciamo prima di tutto una cosa, che è questa teologia politica? Che se no qui non ci si capisce. È la teologia politica moderna. Non è l'idea di una fondazione sacrale della politica, dell'ordine politico in una sostanza religiosa. È l'idea schmittiana, per capirsi, elaborata nel 1922 e presentata in un saggetto, in un trattatello polemico di 80 pagine. Che, ora, semplifichiamo, ma insomma, si contrapponeva largamente, fortemente, a un libro di 500 pagine, apparso 2 anni prima, che si chiamava Il problema della sovranità, di Kelsen, noioso, importante però, e che aveva mandato in bestia Schmitt. Poi ci sono tante altre cose, compreso il problema del rapporto rilevante ma ambivalente un po' nascosto con Weber. Ricordiamoci sempre che la teologia politica esce come libretto unitario, la trovate nella categoria del politico, la grande operazione fatta per il mulino da Miglio e Schera, ma prima esce, 2 capitoli escono un capitolo esce, ma in realtà sono 2 sommessi insieme, per cui fondamentalmente è un unico grande saggio, nella Festschrift per Weber. Quindi il nesso con Weber è originario, ed è un saggio sul diritto, cioè sulla teoria giuridica della sovranità. Dopodiché, essendo Schmitt un giurista geniale, che non ha paura di sfondare, diciamo, l'autocomprensione dei giuristi, di metterla radicalmente in questione, diventa una straordinaria opera metafisica o filosofica, oltre appunto teologico-politica, la chiama teologia politica, cioè è una genealogia della sovranità. Sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione, che non vuol dire l'attribuzione di una competenza a un sovrano o al suo potere sovrano, significa andare all'origine, cioè che chiunque, Chignola, decida lo stato d'eccezione, c'ha in mano le chiavi del regno, del potere. Quindi chiunque, qualsiasi soggetto, è una teoria dell'origine, è una genealogia della sovranità in generale. Non è che a cosa diversa l'attribuzione della competenza di risolvere un qualche problema. Poi ne deriva quello. È una cosa interessante e diversa. Era pieno i trattati dell'Ottocento, della stato d'emergenza,
e di come trattarlo, diciamo così, ma mentre fa un pensiero più radicale, cioè cerca di rispondere alla domanda che a cui Kant aveva provato a rispondere con la norma fondamentale, proverà tutta la vita a rispondere con la norma fondamentale. L'eccezione e la norma fondamentale sono lo specchio dell'altra, diciamo, sono l'una il guanto rovesciato dell'altra, in qualche modo. Dietro la norma fondamentale che dice si deve obbedire al potere costituito, c'è una norma ipotetica, non posta, ma che fonda l'intero ordinamento positivo, c'è che cosa? Il volto di Gorgore del potere, come disse Kant stesso nel 26, 27, e per Schmitt sono veramente nemici i coltelli, no? Nemici, fratelli e coltelli, diciamo così. Perché poi comunque non aveva facilitato l'arrivo a conoscere, c'era pure stata idea. Non è vero che si odiavano poi prima che succedesse il patto d'Arte. Si guardavano, è come Cala Sette Baldi, si guardavano un po' così, ma sapevano anche che avevano stima l'uno dell'altro. Insomma, la storia è un po' più complicata, se ne sono fatti due immaginette, quello è buono, quell'altro è cattivo, sono tutte cavolate. Innanzitutto entrambi sapevano che erano i meglio figli del bigoncio in quel momento, diciamo. Schmitt ti dice, ma quale? Sì, ok, molto ricordo del potere, ma tu me lo normativizzi, tu pretendi che una norma che non è nemmeno posta, è ipotetica, sia in grado di assorbire nella sfera del dover essere i fatti della storia, ma vai a cercare l'origine dei fatti della storia, no? Invece di calarci dall'alto una normatività che peraltro poggia su se stessa, pretende di poggiare su se stessa quando in realtà è nient'altro che la proiezione esterna, oltre la tenda, del volto di Gorgore del potere. Cioè tu hai una pretesa quasi di trasformati, quasi di un miracolo. Ci sono elementi teologici, anche giuridici, chiamiamoli così, forse anche teologico-politici, anche in Kelsen. Cioè, tu pretendi che la scienza del diritto e lo sguardo del giurista faccia un miracolo, ovvero che il potere si trasformi in diritto. Ora, è vero che il diritto questo fa, e questo largamente pretende, però, prima di aderire totalmente all'autorappresentazione del ceto dei giuristi, forse è meglio se proviamo anche a metterla in questione. In fondo, il povero Schmitt, questo che era brutto, sporco, cattivo e puzzone, e come persone almeno non c'è a che fare probabilmente, però questo ci lascia ed è un lascito da cui si può prescindere, diciamo così, perché altrimenti i giuristi, io li conosco, insegno alla facoltà di giurisprudenza, che ripetono all'infinito del continuo del potere, qualsiasi potere, ne arriva uno nuovo, sanitario, quello, ci sono quelli, ci sono i nuovi economisti, hanno sostituito, hanno cacciato, hanno massacrato tutti i keynesiani, sono arrivati questi nuovi, che problema c'è? Anzi, ci hanno dato un grande spazio, perché vedi il diritto quanto conta ora, conta niente, però gli serve, fanno solo contratti, che bello, sono arrivati a teorizzare illustri professori di diritto privato comparato e diritto privato, della proprio genie, proprio con i lombi della sinistra storica, uno e l'altro con i lombi in generale, diciamo con lombi di antiche di famiglie importanti romane, che comunque è meglio che dello shopping del diritto, dello shopping ordinamentale, ovvero ognuno si compra l'ordinamento o si prende l'ordinamento e gli fa comodo, non c'è una cosa più progressiva della concorrenza tra gli ordinamenti e dello shopping giuridico, non esiste. Ora, a naso a me sembra una roba di una, come dire, di un regressivo, che anche perché non dà alcuna garanzia rispetto a abusi, ci puoi fare quel che ti pare. E appunto, effettivamente va bene, il diritto, anzi, il diritto di Pinochet forse è oro. Eppure lo so teorizzano, quindi e la gran parte dei giuristi, un po' in buona fede, un po' perché, magari, cioè nel senso, fanno i professionisti, quindi e poi soprattutto, ma veramente in buona fede molti, perché credono di avere un ruolo, vedi, non c'è il potere cattivo politico è più sullo sfondo. Adesso ci sono questi poteri plurali che poi ci danno anche questi ruoli economici. Però vedi, tutti possono partecipare, le stakeholder, tutte queste robe lì, no? Tutti questi termini. Sì, poi dice, ma i rapporti di forza, c'è un freno, si sposta, c'è un modo per arginare? C'è un catecon? No, chi se ne frega? No, ma è soft power! Ma ancora di più soft, lo
vabbè, ora io so un pochino di un po' di giochetti, però la sostanza è così. Guardate che i giudizi sono tremendi, sono dei sacerdoti. Lo erano quando erano seri, erano sacerdoti dell'ordine, ma lo sono anche ora, sempre ordine, peggiore di prima forse, ancora più dominante, ancora più dominio, invece egemonia, però in una forma che non è appuntamente anarchica, o perlomeno, come dire, i cui vettori di potere sono ovunque, quindi famolo strano. Cioè oggi c'è il giurista del famolo strano, questo dovete avere in mente. Perché della Costituzione nessuno si preoccupa? Perché chi dovrebbe custodire tutto custodisce meno che la Costituzione? Perché i giuristi che parlano e dicono ma non si può fare questo? Sono pochi, pochi, pochi assai, come dicono a Napoli. Fate una domanda, perché la cultura dei giuristi, progressisti per grande parte, ha totalmente rimosso la questione del potere della legittimità, totalmente, e si è trovata completamente esposta rispetto al nuovo potere, ai nuovi poteri degli ultimi 30-40 anni. E o crede di cavalcarsi, o addirittura crede di poter cavalcare, di poter con una sorta di transustanziazione rovesciarli in altro, che è una bella visione, insomma. Allora, questo libro nasce anche un pochino dall'incazzatura rispetto e dall'insopportabilità, diciamo, di queste autorappresentazioni, dal carattere, dal ripudio del carattere profondamente ideologico, in senso di cattiva coscienza, di gran parte dei discorsi che giuristi e anche, devo dire, filosofi politici e filosofi del diritto fanno. Dice, l'hai fatto recuperando la teologia politica di Moderna di Schmitt, il quale ti dice appunto, guardate, che il diritto moderno nasce su un piano di immanenza, ma nessun piano di immanenza è costruibile se non ipotizzando o incorporando una forma di trascendimento, un movimento del trascendere, come dice anche Bevi Luso, che su questo ci siamo molto trovati, diciamo di recente, la trascendenza del potere. Tu non riesci a eliminarla, credi di eliminarla, ma la rigeneri in qualche modo, la riproduci, la presupponi. È un prodotto artificiale, certo, però non puoi farne a meno, e quindi pesa enormemente. Il paradigma originario, la genesi della modernità, qual è? Le guerre civili di religione. Bisogna partire da lì. Infatti, chi non è d'accordo deve sostenere il contrario, deve dire no, all'origine del moderno non c'è quello, non è quello il vero grande problema. Cioè, non potendo più presupporre una sostanza profonda, spessa, di fede comune, la Repubblica Cristiana, la Chiesa di Roma, anzi ciò che prima affratellava è diventato controversistico, fonte di polemogeno, fonte di scissione, di guerra, allora bisogna inventarsi una sorta di sollevamento per il codino come il barone di Newhouse. Questo era la trascendenza di Valenza. E Schmitt, che non ha nulla di nostalgico, di legittimista, anzi i parrucconi non li sopportava, dice ma è inutile che stiamo appunto a nostalgia. La modernità va pensata fino in fondo, radicalmente, lavorando ai bordi di essa in qualche modo, no? Quindi questa origine, che è un'origine decisionista, sfondante, perché il sovrano appare, il che significa, ma questa nel libro ne fanno parecchio, è una cosa complicata, che tutti accettano che questo potere che si presenta nella forma di una persona rappresentativa, sovrano rappresentativa, sia l'unico potere legittimo, questo significa. Naturalmente Hobbes dice è costruito da noi, ed è una grande idea, fatto da noi dal basso, è la matrice della democrazia. Se l'ordine artificiale, il potere lo istituiamo noi, ragazzi, più di così basta fare il passo ulteriore. Certo, è rilevante, Hobbes dice, una volta l'ha istituito, non togliete la testa di metterlo in discussione e di mettercene un altro, ma basta poco. Basta Rousseau, che dice, caro Hobbes, si vive sicuri anche nelle carceri, non mi basta la sicurezza, io voglio che sia vero che il potere l'abbiamo fatto noi, voglio potermi riconoscere nelle norme, ovvero voglio poter pensare che obbedendo alla legge obbedisco a me stesso. Basto programma, grande, è in fondo una delle matrici di un'idea radicale di democrazia, no? Che non dovrebbe essere rappresentativa, ma non può non essere rappresentativa in senso anche simbolico. Questo è il paradosso del moderno. Il moderno c'è nella dimensione della rappresentazione simbolica, e allo stesso tempo è una continua promessa, se non di azzerarla, di
di ridurne il peso di questa scissione, no? Di questa frattura. Beh, comunque Hobbes effettivamente è una, solo che, come dire, sì, l'artificio è, ma in realtà ti sta dicendo, guardate, la cosa più pericolosa è la guerra civile, è la guerra di tutti contro, è appunto ciò da cui fuggiamo all'origine, lo stato di natura, se volete, perché lo stato di precipitare nello stato di natura dopo la civilizzazione è il pericolo più grande che abbiamo. Oggi siamo a questo, inciso. Quindi tutto vabbè, troviamo in qualsiasi maniera per fuoriuscire da questo rischio. Per capirsi, lo schema teologico-politico che istituisce un'analogia fra l'eccezione e il miracolo e che è alla base, in fondo, dell'idea di un'autorizzazione del basso che fa comparire l'attore, è uno schema razionale, quindi è una teologia politica che cerca di dare ragione dell'irrazionale, ma su basi razionalistiche, diciamo così. Però, in qualche modo, è una, come dire, un'impostazione che non può fare a meno di inglobare il rinvio, pur essendo razionale, razionalista, a una dimensione che si propone come teologica. Cioè, questa persona sovrana rappresentativa che appare viene riconosciuta simultaneamente da tutti quanti come se fosse un'illuminazione. Questo è il punto. Il che vuol... E il primo dato sarà, sì, è un patto, ma il patto che cos'è? È la sovranità. E la sovranità c'è nella misura in cui tutti simultaneamente, con una sorta di immediatezza, la riconoscono. Non solo, questo schema serve per spiegare non solo lo stato per istituzione, ma anche lo stato per acquisizione, cioè è un modello generativo, genealogico, in fondo razionale, di razionalizzazione del potere, che spiega anche il potere dispotico, spiega anche il potere paterno, se volete, spiega qual è il potere dispotico, è il potere che si esercita quando si finisce nelle proprie grinfie qualcuno e o anche solo con un accenno accetta di assoggettarsi oppure l'ammazzo. Hobbes è talmente radicale che arriva a sostenere che anche manifestare, come dire, con un segno non verbale l'accettazione di quel potere dispotico assoggettandomi è una forma di contratto, è già un contratto, cioè vi rendete conto dell'enormità, uno sta per morire e che ti dice vabbè divento tuo schiavo, lui lo legge, dice vabbè ma sì è vero, è una situazione particolare, un po' estrema, è la maggior parte delle situazioni con cui si istituiscono gli ordini, gli ordinamenti, cioè con una guerra, con una conquista, appunto facendo di prigionieri, schiavi, no? Ma in fondo potremmo anche dire che lo schiavo è colui che, accennando l'obbedienza, si rende disponibile a essere schiavo, sta firmando un contratto. E come firmare un contratto? Allora, tutto questo discorso mi sarà sembrato confuso, mi sarà sembrato strano, serve a dirvi che cosa? Il mio sforzo attraverso la teologia politica, attraversando alcuni autori, alcuni passaggi di fondo del Leviatano, di Hegel, e ovviamente attraverso Schmitt stesso, è stato quello di far emergere dall'interno il nucleo oscuro e, se si vuole, irrazionale, ma che non si dica che è insensato, è ampiamente spiegabile, razionalizzabile, o almeno dialettizzabile, diciamo così, implicito in ogni costruzione di legittimità.
Quindi la geopolitica è già intanto un modo per restituire la questione della legittimazione in una chiave che non è puramente normativistica, cioè di dover essere o formale, procedurale, basta, o morale. Intanto questo. L'ultimo Schmitt, cioè l'ultimo saggio, quello sull'unità del mondo, dice delle cose che peraltro, appunto, siamo in pieno 75, 76, sono gli anni in cui sembra che ci sia una rivoluzione mondiale montante, fa comunista, tra virgolette, ma non violenta. Infatti, gli altri si preparano, si attrezzano, c'è il rapporto bilaterale, tutto il resto, diciamo. Ma l'Italia, la conosce bene, ci è andata di mezzo, ha vissuto tragedie, la più grande di tutte è la del rito Moro, ovviamente. Comunque lui lì, di cui parla di quest'altre cose, e ne parla in qualche modo quasi da reazionario, perché dice, oh, questi sono tremendi, perché questi rivoluzionari travestiti sono i peggio, no? Però trova il modo di dire le cose notevoli, una soprattutto, ovvero guardate la modernità. Nella modernità il potere ha sempre bisogno di raccontare se stesso, cioè ha sempre bisogno di legittimarsi, di legittimazione. È un fatto che sia lo Stato di diritto, lo Stato democratico, lo Stato sociale. Il potere moderno non può darsi per il solo fatto che si dà, ma ha sempre bisogno di articolare un discorso, di narrare se stesso. Quindi la legittimazione è importante, e questo è un argomento che si può utilizzare in chiave di fuoco, lo anticipo subito. Cioè io ho insistito prima di dire, ma il potere che circola, il potere che c'era, anche il potere del governo, non l'avresti potuto mai costruire senza quell'aggancio di legittimità, perché quell'aggancio di legittimità è poderoso anche dal punto di vista della produzione dottrinale, perché fa parte appunto dell'autoasseverazione del potere. Il potere moderno assevera se stesso e con questo coinvolge i consociati in un modo o in un altro, di attrarre la propria rete anche se si vuole. Questa operazione qui non è ideologia, nel senso di una mera rispecchiamento, di una copertura. È qualcosa di più profondo, cioè c'è una performatività delle dottrine. Insomma, la questione della legittimazione, anche in Gramsci, l'egemonia è la legittimazione, non è superabile. Cioè, potremmo dire così, proprio perché l'origine del moderno è uno sfondamento, l'ordine si fonda sul presupposto di se stesso, cioè di una cosa che non c'è. Via via si riempie, non può non riempirsi questo spazio vuoto solo stabile, o pensato come stabile, non può non riempirsi di soggettività, di tante cose, di interessi, di principi, di immagini di sé, ma soprattutto di, come dire, di contenuti, appunto, di contenuti etico-politici, di narrazioni di sé in qualche modo. Ecco, questa dimensione qua. Il fatto che ciò che ha sostituito la sostanza abbia via via ricevuto delle iniezioni di sostanza artificiale è la ragione per cui le trasformazioni dello Stato moderno, ma la legittimità, la legittimazione, cioè il motivo per cui pensiamo valga la pena obbedire, comunque in qualche modo accettiamo, virgolette, il potere, nella modernità si sono strutturati e costruiti in modo tale da, come dire, da coinvolgere i consociati, da tirarli dentro la trascendenza del potere, da far sì che la trascendenza del potere finisse per essere conficcata nell'anima, nel cuore di loro, che è una, quindi rimanenza, che è uno straordinario progresso, tra virgolette, comunque un avanzamento, è certamente è una forma di secolarizzazione, forse persino di emancipazione, non lo so, però sempre con un risvolto, cioè sempre col fatto appunto che tu senza il potere non ci sei come soggetto, cioè è il motivo per cui ritengo che sovranità e soggettività vanno messe insieme, perché l'una si costruisce attraverso l'altra. Ecco il punto,
non mi convincono le soggettività e le eccedenze puramente resistenti, ma non perché non ci sono le resistenze, o ancora di più, non ci sono, poi quella la rivoluzione dell'89, altro che resistenza, era potere costituente, cioè era il rovesciamento dello schema della sovranità e sua riproposizione, diciamo, era prendere in mano il discorso del potere come se fosse un discorso proprio, collettivo. Il che significa che non è solo la resistenza, la sottrazione e quindi ciò che non potrà mai proporsi come pieno progetto collettivo, ma è anche molto, e per gran parte direi, appunto, eccedenza collettiva. Cioè anche il bolscevismo è questo, è una straordinaria, perché l'ho chiamata una teologia politica a sua insaputa? Perché è una straordinaria forma di eccedenza collettiva, è mica solo una resistenza il bolscevismo. Il bolscevismo è l'idea di fare l'uomo nuovo, di fare un ordine nuovo, appunto. Cioè, ha ragione Schmitt, questi stanno con l'idea di superare definitivamente lo Stato e il politico, stanno realizzando lo Stato più intensamente statale del Novecento, il Leviatano del Novecento. E allora, se uno, per finirla, farla finita con il Leviatano, realizza il più grande Leviatano che c'è, forse c'è qua, forse ci sono dei diritti del Leviatano, c'è un'ipoteca del Leviatano di cui non è così facile liberarsi. E temo che tutti questi contromovimenti non ce la facciano. È il motivo per cui non credo nella moltitudine, perché non la vedo, non ne vedo l'efficacia, non ne vedo questa articolazione, è fallita, non c'è, ci sono altre cose, possono piacere o no, ma non c'è, non si dà. Allora, ora non si dà perché per definizione non può darsi, perché non si può che manifestare in forma, sì, però poi di tanto qualcosa deve accadere, qualcosa si deve saldare, un po' di massa critica, ecco, forse questo è il punto, magari di divisione. Io penso che la politica non può che essere teologico-politica, nel senso che fa massa critica, produce massa critica a un certo punto, produce eccedenza, appunto, si genera dal basso, ma poi c'è un trascendimento che la porta su un altro piano, simbolico, istituzionale, costituente, se volete persino caotico, però su un altro piano. È questo salire su un altro piano che oggi sembra inibito, che guarda caso è quello del neoliberalismo vuole. Costituzionalismo polemico. Sì, però io su questo siamo vicini a una... Io figuro che sono contro i diritti, io sono a favore dei diritti. Il problema è che pensare che i diritti siano una grammatica generativa dell'ordine è del tutto illusorio. Cioè, ecco, polemico. Polemico vuol dire che c'è in sé, ogni Costituzione ha bisogno di un nemico. Anzi, vince perché individua un nemico. Mortati. La Costituzione italiana c'ha un nemico, sì, fascismo, fatta all'opposto. Allora, questi sono gli autori recupera. Uno vuole. A me mi va bene che non si debba riprendere Schmitt perché spaventa tanti, anche se penso ai momenti decisivi, quando il gioco si fa duro, poi vengono loro, i Mariani e anche Schmitt. Ma mi andrebbe benissimo Mortati, ora c'è un grande ritorno. La Costituzione materiale la stanno traducendo in inglese, sono usciti handbook, manuali, cose varie, vedremo cosa ne verrà fuori. Ci sono studiosi italiani che lavorano adesso, come Marco Goldoni, che stanno promuovendo. Io lo guardo con un atteggiamento di interesse, comunque anche abbastanza positivo. Non so di quel mondo anglofono cosa ne trarranno e come verrà rielaborata, però è come le azioni di Santi Romani, anche quella comunque è una cosa importante, cioè va bene, anzi è... certo. Lo Stato delle masse era mortatiano, lo Stato neoliberale contro lo Stato delle masse è antimortatiano. Questo, per me, su questo proprio non si scappa, è il motivo per cui la Costituzione sta in un cassetto e i custodi custodiscono altro, cioè il vincolo esterno, come unica logica politica legittima. Questo è il punto. E del resto Cassese era scritto nella nuova Costituzione economica. Noi avevamo una Costituzione, non ha detto bolscevica perché si è trattenuto, però collettivista. Lo Stato, le partecipazioni statali c'era. E quindi l'abbiamo distrutto. E uno chiede, chi va? C'è stato un momento in cui l'avete chiesto?
al cosiddetto popolo sovrano. C'è stato un dibattito pubblico? No, è accaduto una serie di passaggi, di solito sfruttando delle emergenze. Sembra un pochino egoista, no? No. Ok, lo Stato. Questo è lo Stato economico, questo, la nuova Costituzione economica, questa è la Costituzione che nega Mortati. Quindi per me, se riprendiamo Mortati, riprendiamo Begenferde, visto che ci sono un po' di contenuti di ethos, non di uso moralistico della morale, ma diciamo di eticità italiana pluralizzata e alleggerita, e va bene, poi si può discutere, insomma, non è che dico che uno deve pensare alla Begenferde, però... Io sarei contento che fosse possibile rigenerare lo Stato costituzionale del secondo Novecento, che tanto male non era, va sicuro. Eh? Infatti ha fatto uscire dall'invisibilità milioni, pagando anche solo l'Italia, di persone, ha fatto curare, a studiare, ha garantito il lavoro, ha dato la dignità e il valore anche al lavoro, con mille problemi, soprattutto sul fronte, diciamo, del territorio, dell'ambiente, ma comunque, e con un certo senso dell'autonomia della politica. E tanto a un certo punto, soprattutto alcuni che avevano troppo questo senso, erano andati fuori. Quindi sempre ragioniamo, ma se certi autori o certe figure politiche sono state tanto odiate, uno è Keynes, perché guardate l'ultimo Hayek, odia Keynes, ma non sempre odiato, solo fino a un certo punto non potevano dire nulla perché erano tutti keynesiani e non c'era verso. Mi tocca dirlo, un pezzo di Democrazia Cristiana in Italia, Falzani, Moro, perché hanno fatto la scuola unica, hanno fatto il piano casa, hanno fatto cose che oggi, e hanno pure scritto cose, devo dire, che a rileggere oggi vengono viste come dei pericolosi estremisti, diciamo così, e infatti comunque a un certo punto è arrivato il segnale, oh, ora basta, ecco, se andai troppo in là. E comunque, una volta ci siamo liberati di quelli là, visto che effettivamente è vero, il bolscevismo era una provocazione, adesso rimettiamo a posto le cose sulla base del rapporto della trilaterale. Noi siamo nella infinita ultima coda di questa storia di 40 anni, che però è una storia di regresso terrificante. Ho la sensazione che questi poteri, tu dici, ma... i poteri, il diritto, tu riproponi la teoria politica del diritto pubblico, ma tutto è cambiato. È vero, però attenzione, tutta questa deregulation, questa governance globale, non è che sta funzionando per niente, sta funzionando per niente, e molti giuristi, quelli più acuti, se ne stanno rendendo conto. Però anche Cassese, perché Cassese è furbo, non scemo né. Quindi ha cominciato a parlare di territori, rompiamo lo Stato, è già da un po' di tempo. Dice, chiaramente nel tentativo di dire, oh, qui appariamoci per far sì che non cambi troppo, perché può sembra che cambi qualcosa, ma non cambia niente. Cioè, l'opportunità forse di una riconsiderazione della funzione, diciamo, della politicità del diritto, diciamo così, ci sarebbe, perché la grande narrazione neoliberale sul giuridico meno, non funziona, il mondo oramai è abbastanza frammentato, la globalizzazione è, diciamo, ok, è finita, però si sta ristrutturando, c'è la trappola di suicidio, c'è più geodiritto e geoeconomia oggi che, diciamo, globalismo irenico. Chi crede ancora al globalismo irenico ovviamente fa uno sforzo di immaginazione, ma di autoillusione, diciamo, ma per fortuna io ci ho mai creduto perché non credo nella pace che cade dall'alto. Cioè, quando arriveranno gli alieni, quando arriva la chiamata, quando arriva l'astronave, io poi penso che sono meglio loro che noi, quindi quando arriva ci ritroviamo, è finita l'amico nemico, è finito, siamo tutti compattati in una generica umanità. Forse. Ma cos'è lei che diceva che già stiamo preparandoci per l'amico nemico? E infatti, ma ci sono vari segnali, no, si ride su questo, ma... Cioè, a furia di rilanciare l'emergenza, uno a un certo punto se la deve immaginare bene, o comunque deve invocarla, magari arriva, veramente, bella grossa, ecco. E quindi, per carità, diciamo che finché il mondo è un pluriverso, io sarei tentato di pensare che è politico e anche teologico-politico. Non rispondo a tutte le domande, cerco di fare una sintesi, diciamo. Allora, Filippine.
forse era anche sintetica. Sì, sì, la sintesi della sintesi. La cosa di sarebbe tantissima, ma allora, diciamolo così. Tu dici tutti i concetti della teoria sono concetti della teoria politica mistificati. È una bella affermazione, però anche un po' comoda. Perché pensa, postula che ci sia una teoria politica, una filosofia politica un po' immunizzata. E poi dall'altra parte c'è, come dire, il gravame, l'ipoteca del teologico politico che introduce un elemento inquinante o potenzialmente pericoloso. È un po' come il discorso del popolo, no? Ma il popolo, non è che il popolo degli altri, beh, non si è comunicato gli altri, era il nostro che andava dall'altra parte, o non si è disperso. Non è che le lezioni sul fascismo di Togliatti, diciamo, bene, che possiamo prendercela col popolo? Erano i nostri, se hanno vinto quegli altri, se sono andati dagli altri, io mi preoccuperei di perché è successa questa cosa. Cioè io diffido, non credo che sia a priori possibile definire il popolo dei nostri, il popolo progressivo, il popolo regressivo, no. Credo che è meglio avere il coraggio di sporcarci le mani dentro un orizzonte che è impuro, quello appunto teologico-politico. C'è una grande questione. È un accollo eccessivo alla teoria politica machiavelliana, tra virgolette, quella che tu fai. E soprattutto, che secondo me la teoria non è in grado di reggerla, diciamo così. E poi c'è un altro punto, ovvero è il lascito del cristianesimo. Cioè, se si vuole, insomma, la secolarizzazione cristiana, la teologia politica è conseguenza di quella. Io su questo sto abbastanza, trovo comunque, intanto lo trovo bellissimo il libro di Disincanto del mondo di Gaucher, ma sto abbastanza a Gaucher, cioè mi sembra convincente che l'idea che ci sia, come c'è stata una dialettica tra mito, mythos e logos, è così poi nella preparazione del moderno, poi nel moderno c'è la dialettica tra precedenza e immanenza, che è il cristianesimo, è una lettura hegeliana, neo-hegeliana. E è vero che la chiave di fondo del libro è Hegel, effettivamente, una ripresa di Hegel, con forti iniezioni di Hegel vengono messe anche in Gramsci. Cioè, ovvero, è il tentativo di... Allora, è come se ci fossero, l'ha detto Davide Tarizzo, l'ha visto bene, due colonne. Una è Hobbes e Schmitt, quindi l'elemento che decisionistico che può diventare nichilistico, ma in realtà la modernità non è nichilismo, cioè mero dominio del nulla. È costruzione artificiale attraverso un atto decidente che è a rischio originariamente, ma che poi si riempie di soggettività, di contenuti. C'è una colonna hegeliana, o hegelo-gramsciana, diciamo, ma insomma una colonna hegeliana e Gramsci serve da ponte. Perché? Perché l'egemonia, che cos'è? È forza più consenso, cioè è il politico iscritto dentro un processo di arresto. Si ignoravano, ma Gramsci e Mortati hanno pensato quasi negli stessi anni, più o meno negli stessi anni, lo stesso problema, cioè lo stato delle masse, come si ricostruisce un ordine complesso dal basso. L'uno per fare la rivoluzione, ma che poi dovrà creare un ordine nuovo, e l'altro per spiegarlo, per fondare la Costituzione su qualcosa di diverso dello Stato persona liberale, che non era più presupponibile. Cioè, egemonia e Costituzione in senso materiale sono probabilmente quasi la stessa cosa, o comunque due formule diverse per tentare di rispondere allo stesso problema. Il libro cerca di far vedere come persino nella democratizzazione avanzata dell'ordine, nell'appropriazione dal basso dell'ordine, un resto teologico politico, un nucleo teologico politico non possano rimanere. Ora, questo resto mi è stato chiesto, ma che cos'è? Deve essere per forza teologico? Io penso che abbia a che fare molto, in questo mi sento più vicino a Tronti, con, con la questione della spiritualità del politico, con una questione antropologica, se vuoi, e quindi non con la religione in quanto confessionalizzazione del potere dell'ordine, ma con l'esperienza anche religiosa
in quanto esperienza antropologica fondamentale. Non credo che la politica sia in grado di fare, diciamo, di, come dire, di separarsi totalmente da questo. Il senso di ciò che manca, che in una società laica, questo è un libro totalmente laico, voglio dire, non è certo un libro confessionale, no? Deve essere rimessa alla politica, cioè che la politica deve essere in grado di farsi carico, di dare il grosso delle risposte e comunque di tenere insieme. Però questo tenere insieme la pluralità, dando un senso, presuppone una dialettica tra le cose ultime e per ultime. Una dialettica hegeliana, e questa dialettica c'ha la questione del teologico, del religioso, dell'antropo. Poi naturalmente si può leggere in più modi, c'è anche la via michiana, c'è anche la via della religione civile, si potrebbe forse scrivere un altro libro che si intitola Un'altra teologia politica, o l'altra teologia politica, che forse parte da Machiavelli, Spinoza, arriva a Vico, ma non tanto come contrapposta all'alternativa. Poi io perché ho già occupato di questi autori? Sono i miei, ma anche perché sono quelli decisivi per la teoria politica del diritto pubblico, come la chiamava Bobbio, cioè per spiegare l'ordinamento giuridico come ordinamento del diritto positivo, con al centro una organizzazione della forza, cioè con al centro una questione della personalità e dell'esistenza politica. Se questo è il grande problema, è difficile spiegare lo Stato costituzionale anche senza questa ossatura qui, senza questo scheletro qui, per cui non puoi andare a fare un corpo a corpo là, secondo me. Dopodiché è vero che c'è un'altra linea che io tenderei a vedere non come alternativa, non c'entra niente, ci si fa tutt'altro, ma come intrecciata per tanti aspetti. Lo stesso Spinoza lo vedrei più in un dialogo, in un rapporto con il diritto naturale razionalista, diciamo così, moderno. Comunque certamente è una linea diversa, più storico, è difficile da definire, ma insomma c'è, come dire, si parte dal contenuto e non dalla forma, ecco, diciamo così, eppure sempre moderna. E questa è certo interessante, perché poi soprattutto a me interessa dove va a finire dal punto di vista dell'antropologia, cioè alla fine tutte queste questioni sono questioni trattate in chiave filosofica, o filosofico, giuridico, politica, ma dietro c'è, se volete, un grande interrogativo antropologico culturale, cioè volendo c'è De Martino, c'è anche Helen, ovviamente, certo, assolutamente, assolutamente, ma per certi aspetti forse anche un po' Plesner, ecco, anche se è meno forte, per cui, come dire, si può aggredire da più punti di vista. C'è anche una via pura antropologica, di antropologia del, non è che poi c'è tanto, è un cammino da fare, cioè no, libri sui sovrani degli antropologi americani, cioè c'è un tentativo, io forse ci proverò un po' a vedere che cosa si riesce a portare, forse non si recava niente, come con la etologia politica che faceva Miglio, e poi dopo 6 mesi probabilmente ne abbandoni, perché probabilmente poi per me il segreto resta metafisico, cioè diciamo così, alla fine se vuoi capire la modernità devi occuparti di metafisica, questo è, e l'oggi è lo stesso. Però è vero che a queste questioni, che sembrano appunto apparentemente collocate nell'aereo, corrisponde una dimensione storico-antropologica che porta in sé delle sfide radicali, quindi vuole, insomma, uno può occuparsi delle cose ultime senza bisogno di alcuna adesione confessionale, ecco. No, non è quello. Però ecco, secondo me non a caso Machiavelli, secondo me c'è tutto il filone di Hobbes, Hegel, Schmitt e anche Gramsci in qualche modo, o gli altri che ho citato, è difficile non fare conti con, questo è un libro cristiano per certi aspetti, col cristianesimo come lascito culturale e antropologico, ma da parte del nostro, gli accumuli di artificialità, mi fa piacere, ti piace la formula, appunto cosa sono? È un modo per dire, sfuggiamo alla tentazione della naturalizzazione, e però riconosciamo che poggiamo sempre su qualcosa che pesa.
stata la politica proprio prima del cristianesimo. Ho capito, però è una politica lontana, dove se mi proponi Platone mi va anche bene, però a naso, diciamo così, è il movimento del trascendere, c'è già in Platone. Ok, Platone sta, ma tanto quello, se non legge Platone, chiudiamo tutto quanto, perché tanto è tutto là. L'effetto di Platone è sempre questo, uno legge Platone e dice, vabbè, va, basta, non c'è nient'altro da dire. Vedo un po' così complicatino tradurlo immediatamente in politica. Così come non credo francamente che l'oikos di Aristotele e la teologia economica neoliberale sia proprio la stessa cosa, cioè c'è un bel salto, in mezzo è successo di tutto, è molto peggio, diciamo così. Sai, i riferimenti all'antico sono sempre... Noi c'è un grande non detto, noi facciamo... La grandezza di Hegel è che col cristianesimo ha fatto conti più. E per questo è stato capace di proporre una teoria dello Stato come verità secolare della religione. Che ha in sé un'ambivalenza, perché vuol dire che da un lato l'hai, ma dall'altro non puoi mai farne a meno. Ed è anche la ragione del duplice volto di Hegel di cui parlava Schmitt, alla che è questo, è un rivoluzionario, un immanentista, è il pensatore dell'ordine, è, c'è sempre un rimando alla trascendenza, oppure no, è tutto immanenza. È coimplicazione di trascendenza e immanenza, ecco, io credo che dalla coimplicazione, ma di origine, di matrice cristiana, tra trascendenza e immanenza non si possa uscire, diciamo così. Grazie. Grazie mille. Volevo ringraziare appunto tutti gli ospiti e l'autore e anche Zaccaria Sagilli che ha aiutato a mettere su questo incontro. Vi avevo promesso le domande, però ovviamente si è fatto molto tardi e si può fare in modo più informale se vorrà. Sì, come no. Se vorrà. Grazie a voi.